Eccoci live, buonasera, benvenuti alla Quagliascienza, la rubrica di Ground Zero Channel, interamente dedicata al mondo della fantascienza. Sbaglio sempre questa parola. E, anche se stasera parleremo comunque di molto altro, parleremo soprattutto di cinema. È stato bellissimo perché prima della diretta, proprio appena prima, si è collegato anche l'amico Nello Dagon Lorai per fornirmi lo sfondo nuovo della rubrica Quagliascienza. Grazie Nello per esserti collegato, è stata veramente una situazione bellissima. E, solite informazioni di rito prima di cominciare, ruberò solamente qualche minuto. E vi ricordo che abbiamo aperto tre nuovi canali tematici dopo quello che sapete già che ci è successo, quindi non voglio ripeterlo, non voglio essere noioso. C'è il canale delle dirette di Ground Zero dove sta andando in onda questa stessa diretta. Per ora abbiamo deciso di non aprire un canale tematico dedicato alla Quagliascienza, aspettiamo insomma di raggiungere una certa costanza nella rubrica. Quando faremo insomma riusciremo a pubblicare più contenuti della Quagliascienza, allora apriremo anche un canale tematico dedicato. Poi c'è Underground Zero, che è la rubrica dedicata alla musica del mercoledì, dove conduce Matteo Galantini in collaborazione con Nello, Dagon Lorai per l'appunto, e l'amico Michele Valla. Qualche volta ci sono anch'io anche a disturbare. E poi c'è la rubrica della domenica sera, il Black Coffee, dove facciamo filosofia a partire da una tazza di caffè. Quindi i link li abbiamo postati tutti nella nostra pagina Facebook e nel nostro canale Telegram. Quindi non posso fare altro che esortarvi a iscrivervi ai nostri canali se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando anche Telegram, perché quando succedono cose come quelle che ci sono appena successe, noi avvertiamo di tutto e sapete che siamo sempre attivi, tutto quello che facciamo lo postiamo lì, quindi è il modo migliore per stare sempre sintonizzati e collegati con noi. Adesso è ora di cominciare questa grandissima serata con due amici, scrittori, collaboratori ormai facenti parte dello staff di Ground Zero, ma prima di cominciare, come sempre, c'è la sigla. Eccomi di nuovo qua e mi sono anche dimenticato di dirvi che dovete assolutamente iscrivervi al nostro spazio Odyssey, è molto molto importante. Tra l'altro questa sera saremo anche in diretta su Odyssey, non so come funzionerà perché è ancora tutto beta, l'hanno appena introdotta questa possibilità. Se volete andate a vedere, andate nel nostro spazio, cercate Ground Zero Channel, andate a vedere un po' come si vede, come funziona, sarebbe molto gradito anche un feedback da parte vostra. Adesso veramente possiamo cominciare, quindi introduco il primo ospite di questa sera, che è il nostro sempre presente Roberto Quaglia. Ciao Roberto, ben ritrovato alla Quagliascienza. Ciao, contentissimo di essere qua, anche perché è un sintomo che sono ancora vivo. Ottimo. E poi, naturalmente, altro amico, altro scrittore, Stefano Re. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ecco, si prospetta una seratona. Allora, come ho detto nell'introduzione, questa sera non parleremo solo di fantascienza, parleremo anche di fantascienza. Volevamo anche presentare un film che tutti e tre abbiamo visto, magari qualcuno che parzialmente, io era da tanto che non lo vedevo, l'ho rivisto solo parzialmente. Possiamo anche cominciare a parlarne per avere solamente uno spunto, insomma, per cominciare, ma parleremo anche di tanti film. Fate le vostre domande, fate le vostre considerazione, se avete delle curiosità che desiderate insomma conoscere anche sui gusti cinematografici di Roberto e quelli di Stefano, soprattutto quelli di Stefano, perché quelli di Roberto più o meno li abbiamo intuiti insomma anche in queste ultime rubriche di Quagliascienza. Eccoci, quindi siamo qui e partirei per l'appunto a parlare di cinema. Tra l'altro con Stefano era da tempo che si voleva fare una rubrica sul cinema insieme a lui, perché è un grandissimo appassionato di cinema. E quindi partirei, se per Roberto va bene, partirei subito da Stefano e ti chiederei appunto qual è il tuo legame con il cinema e perché secondo te è così importante nella nostra vita. Beh, diciamo
quello che a me ha sempre affascinato tantissimo del cinema, anche se devo sottolineare io sono un dilettante quanto a conoscenza del mondo del cinema, della storia del cinema e dei film, infatti una gran quantità di film diciamo considerati molto importanti e storicamente immancabili eccetera non proprio neanche visti, mentre magari molti altri che la gente neanche sa che sono mai esistiti, sono magari film underground comparsi per poco tempo eccetera, invece quelli sono memoria e ho riguardati tante volte, quindi non, io in realtà non sono un conoscitore del cinema vero e proprio, ma ho diciamo una passione che poi si orienta magari specificamente su alcuni generi, alcuni registi o alcune caratteristiche. Cosa mi piace davvero tantissimo del cinema è che il cinema crea una realtà. Cioè questo è... ed è interessante perché il cinema lo fa con tutto l'artificio del cinema, quindi costruendo le scene, girandole, mettendogli la musica, montandole in un altro modo rispetto a come sono state girate, facendo tutta una serie di cose, ma è la stessa cosa che facciamo noi. Cioè ognuno di noi crea la realtà. Ognuno di noi vede delle cose e gli assegna dei significati, e questo lo facciamo inconsciamente, costantemente tutti, no? Quello che mi diverte è che il cinema lo fa in maniera visibilmente artefatta, no? E quando lo guardiamo diciamo, guarda cosa hanno fatto, no? E non pensiamo che è la stessa cosa che facciamo costantemente, no? Questo è un aspetto che del cinema mi ha sempre interessato, perché poi proprio nella finzione, no? Del cinema, nella rappresentazione finta, fictionale, diciamo, inventando una parola, ecco, come faccio spesso durante le interviste, anche stasera, cosa succede? Che il cinema, facendoci vedere, no, come costruisce questa realtà, ci fa vedere come noi costruiamo la realtà. Prima guardando quello che succede nella costruzione del cinema, come si ottengono certe cose, ha una occasione di sbirciare cosa succede dentro di lui, cosa stiamo facendo noi. Roberto? C'è un aspetto, è tutto vero quello che ha detto Stefano, almeno secondo me, e c'è un aspetto ulteriore che il cinema crea sì una realtà per noi, ma noi la assorbiamo per via così, diciamo, onirica, nel senso che il tipo di esperienza della realtà che abbiamo quando guardiamo un film è paragonabile per certi versi all'attività onirica, ovvero ai sogni, in questo caso ai sogni ad occhi aperti, e si tratta di sogni che non scaturiscono dal nostro vissuto quotidiano, perché i sogni sono comunque delle elaborazioni di quello che ci succede nella vita, e insomma è molto difficile che uno sogni quello che è successo nella vita di un altro, di solito sogni cose che sono relative alla tua stessa vita, e c'è un motivo, ma in questo caso nel cinema tu sogni a occhi aperti dei sogni della vita di altri, che tra l'altro è una vita finta, è una vita artefatta, e quindi assorbi i valori, i modi di pensare, i modi di vivere, i modi di esprimerti e di fare qualsiasi cosa che sono stati codificati in quel film. Il fatto che si tratti di sogni, quindi di attività onirica, potrebbe sembrare una licenza politica o allegorica, ma in realtà è un fatto abbastanza scientifico, perché pare che sia stata misurata con l'elettroencefalogramma negli individui che guardino un film l'emissione di onde alfa da parte del cervello, che è tipico, sarebbe tipico, uso il condizionale perché io non è che sia un neurologo, delle persone che stanno sognando, quindi di fatto si sarebbe appurato che mentre si guarda la televisione, quindi in generale, poi che poi sia un film o la televisione o un reality show, poco cambia solo la qualità del sogno che fai, però l'attività cerebrale è dello stesso tipo. Adesso, dopo questa digressione, non mi ricordo più di cosa stiamo parlando. Avevo chiesto a Stefano qual era il suo rapporto con il cinema. Beh, noi Roberto abbiamo sempre parlato comunque di, quasi sempre abbiamo parlato di fantascienza, abbiamo fatto anche una diretta inizio gennaio, non so se ti ricordi, in cui avevamo parlato un pochino più genericamente di film. Ci sono comunque altri generi o altri film particolari al di fuori della fantascienza che ti hanno colpito in modo significativo? Sì, a dire il vero io non è che sia assolutamente un fan dei film di fantascienza, come tra l'altro io non sono un esperto di cinema, ma ci sono una serie di leggende metropolitane. No, che poi tu continui a dire questa cosa, perché è capitato che scrivessi, le prime volte avessi scritto Roberto Quaglia, critico cinematografico, perché effettivamente su Wikipedia, su Google... Sì, ma non ho scritto Roberto... io Wikipedia, nel senso che qualcuno l'ha scritto su Wikipedia, ma non io, e sì, non è vero. Però voglio dire, io non credo...
pezzi autoavverante, perché alla fine per essere, no, certo, ma per essere critici cinematografici non credo, almeno non lo so, magari sto dicendo una cavolata, ma non credo che serva un titolo giusto per essere definito critico cinematografico. Cioè, no, il titolo essere... te lo dà Wikipedia, che come sappiamo è manipolato dalla CIA e quindi è falso. Quindi io adesso a pieno diritto entro nel novero dei grandi che sono famosi per i motivi sbagliati e non se lo meritano. No, a parte gli scherzi, io non sono un critico cinematografico, ma facendo finta di esserlo, il bello è che non si vede quasi la differenza. Diciamo che al limite uno si può insospettire quando si accorge che io in realtà non ho visto quasi nessuno dei film che dovrei aver visto, soprattutto quelli di cui si discute, che non è molto tipico di critici cinematografici, che magari anch'essi non hanno guardato i film di cui parlano, o forse non li ha capiti, ma sono bravi a fingere, e devono fingere come tutti i titolati, come tutti i sacerdoti della società umana, perché così vuole il protocollo, e se uno finge bene la gente ci crede, ti viene dietro, e ne abbiamo avuto degli esempi nella cronaca di tutti i giorni con i cosiddetti virologi, che poi spesso sono dei veterinari, delle altre cose, per cui alla fine però quando sono sul podio, no, della sacerdotale eccetera, poi tutti gli vanno dietro, no, e non si accorgono che era il pifferaio, sai, quello che andava poi e buttava e faceva cadere i bambini giù dal dirupo, ecco. Dopo questa ennesima digressione, dico che la fantascienza, di cui peraltro noi parliamo molto, a me, l'ho anche detto varie volte, interessa o ha interessato soprattutto nella sua forma letteraria. La forma cinematografica generalmente mi delude tantissimo, non mi stimola intellettualmente, la guardo solo come scapismo, e molto raramente invece può anche affascinarmi con dei grandi capolavori come Blade Runner o altri, però sono pochi, la maggior parte sono una frazione dell'interesse che suscita un buon libro di fantascienza. E per inciso io preferisco altri film che però non appartengono a generi. I film che mi piacciono sono film che in qualche maniera sono unici nel loro genio e possono appartenere a tutti i generi. Sono un grandissimo amante dei film di Sergio Leone. Uno per l'altro sono tutti assolutamente dei capolavori che io ho visto decine di volte e continuo a riguardare mai senza un momento di noia. Però poi ci sono anche film umoristici particolarmente brillanti e surreali, non so, come il famoso Per favore non toccate le vecchiette, The Producers in lingua originale, di Mel Brooks, il suo primo film, che vidi già a 14 Mel anni. Brooks, Mel Brooks è un grande, bisogna dire. È un grandissimo. Poi quello là, particolare, era un capolavoro. Però poi ci sono anche film completamente sconosciuti che io adoro e ho visto tantissime volte, come il misconosciuto Picasso del 1976, film svedese sulla vita di Picasso, quindi è in svedese, purtroppo non c'è i sottotitoli italiani, non è doppiato, però vi può consolare, c'è i sottotitoli in ungherese. Ecco, nonostante sia un film in svedese con i sottotitoli in ungherese, vi assicuro che è bellissimo, io l'avrò visto 30 volte più o meno, no? Perché si capisce tutto. Ecco, a me piacciono, come vedete, le cose che vanno un po' fuori dal normale, però possono anche entusiasmare, no, i prodotti hollywoodiani. Avrei capito, no? se fosse stato un film finlandese, visto che sia l'ungherese che il finlandese sono lingue uraliche. Ma troppo facile, no, deve essere svedese, e tra l'altro gli svedesi che si occupano di Picasso, perché chi meglio degli svedesi può raccontarci la storia di Picasso, insomma... È un film assolutamente surreale, ma sono anche un amante dei vecchi film di Jodorowsky, surrealisti degli anni 70, 60 e 70, Il topo, La montagna sacra, eccetera, anche se sono film che magari non riguarderei più oggi, ma all'epoca li guardavo tutte le notti, perché le trasmettevano tutte le notti alle 5 del mattino sulle reti locali, e io non sapevo neanche il titolo, perché arrivando ubriaco a casa, non so, accendevo la televisione e dicevo: che cos'è questa roba qua? Perché provate voi ad andare a casa a vedervi Jodorowsky senza sapere che Jodorowsky su un piccolo televisore a 14 pollici bianco e nero, in evidente stato di alterazione, e tutte le volte cercate di capire il mistero dell'esistenza, e chiaramente quel film è fatto per impedirvelo, no? E poiché i paradossi, no, poi alla fine sono quelli che nutrono lo spirito, io non mi sono mai lasciato, cioè non sono mai riuscito a smettere, cioè dovevo, per andare a dormire doveva finire il film di Jodorowsky. Ecco. Adesso che abbiamo divagato anche su, potrei continuare per tutta la sera, ma cerchiamo di ritornare nell'ambito del comprensibile
Beh, ma sarà da così a peggio, sarà da così a peggio, mi Eh sì, è aspetto sempre molto, così. molto. Comunque, molto bello anche il fatto che mi hai detto che i film di fantascienza sono anche quelli che, tra virgolette, ti interessano anche meno, visto che stiamo facendo una rubrica sulla fantascienza. Quindi cominceremo a pensare a qualcosa di nuovo per il Infatti, futuro. gli opposti si incontrano, la cosa più interessante è intrinsecamente quella meno interessante e viceversa. Quindi è giusto fare una rubrica sulla cosa che ti interessa di meno, no? Di È il cui non sei principio un di esperto, inversione. e per È il questo la principio di gente ti inversione. incensa. Bene, Stefano, la parola a te invece. Cos'è che ti colpisce di più nel mondo del cinema? Quali sono i film che ti hanno colpito di più? Ma oddio, i film che mi hanno colpito ce ne sono tantissimi, però diciamo che se devo dire qualche titolo che insomma, mi è rimasto molto addosso, uno lo sanno tutti che amo particolarmente è Idiocracy, un film relativamente recente, insomma, non è di tanti anni fa, mi sembra, non so neanche tra l'altro il regista, Mike Judge o qualcosa del genere. So, No? comunque metà anni 2000 credo sia. Sì, mi pare. Duemilaquattro, credo, duemilaquattro. Primi del 2000. Vabbè, quello lì, per esempio, è un film che io addirittura ho eletto a cartina tornasole. Cioè, nel senso che, almeno per un periodo della mia vita, adesso molto di meno perché non vedo quasi più nessuno, anche perché hanno tutti paura di vedere altre persone, no? Ma in passato. Pericolosissimo, è pericolosissimo. Vedere le persone è pericolosissimo. Non so. Vedete come sono mainstream? Guarda, io faccio questo rigurgito di mainstream Comunque prima mi sei piaciuto, questo è l'inciso che devo fare, poi vado avanti su questa cosa. Quando parlando en passant hai detto comunque io non sono un neurologo. Io capisco che devi cercare di smarcarti perché Sì, cioè è veramente, però non è sempre che può così. venire uno qua e dire non sono uno stronzo, non sono un coglione, non sono deficiente, non sono un neurologo, non sono un virologo. Dai, cioè, nel senso, basta, come dire, uno può anche dare per scontato, se ti sto ascoltando un po' di stima ce l'ho, non è che devi per forza sottolineare, diciamo, come dire, che non hai tutti i problemi del mondo, non lo so. Ma comunque, allora, questa scusa, non volevo essere polemico, che poi magari le persone leggono, no, pensano che. Però ecco, su Idiocracy, quello che ti dicevo, che l'ho utilizzato come cartina tornasole, nel senso che quando qualcuno voleva venire a casa mia o anche conoscerci, di qua di là, gli facevo sempre vedere questo film, lo costringevo a vedere questo film, dicevo, ma possiamo vederci un film? Ma no, non lo voglio, beh sì, questo guarda che figo, no, e glielo facevo vedere e lo osservavo, lui guardava il film, io guardavo la persona, no, per capire, se... Lo prende, non posso dirlo. Diciamo, se capisce alcune cose, bene, ok. Se non capisce alcune cose, guarda, è stato bellissimo averti qua, ma ho tantissime cose da fare. Per cui diciamo che per un certo periodo è stata veramente una cartina tornasole per decidere con chi valeva la pena di spendere ancora qualche tempo, oppure invece no, non era proprio il caso. E la conferma me l'hanno data proprio su Idiocracy, i critici che venivano citati prima. Perché Idiocracy è stato ritirato dai cinema americani dopo tipo 2 settimane di distribuzione, qui era una risposta molto bassa di pubblico, comunque insomma votazioni molto, molto basse, non è stato apprezzato ed è stato stroncato da alcune critiche, di cui una l'ho letta e non so se è la mia mente che cerca di avere pietà di me, per cui ha cancellato il nome di questa critica. Mi ricordo che era una donna che scriveva tipo, non so se su New York Times, comunque insomma un giornale di gran rilievo, dove curava appunto una rubrica cinematografica, e in cui ha fatto la recensione di Idiocracy dicendo letteralmente: ah, questi film demenziali sono divertenti, interessanti per passare il tempo, ma in questo le battute sono troppo stupide. Che uno che vede quel film e non, cioè non, vabbè, chi l'ha visto ha capito, chi l'ha visto e non ha capito, non voglio vederlo io e tutti gli altri vadano a vedersi Idiocracy perché è un film che ti cambia l'esistenza. Poi un altro film, se devo dire che tutto l'opposto, perché se Idiocracy è una cartina tornasole, appunto se sei o non sei un essere senziente, invece quest'altro è un film che quando lo finisci di vedere non sei sicurissimo di essere un essere senziente in ogni caso, perché dici no, un attimo, non capisco un cazzo io, oppure devo rivederlo. Io l'ho rivisto 10 volte prima di cominciare effettivamente a inquadrarlo e credo che sia stato intorno alla quindicesima o ventesima volta che ho scritto qualcosa, ho cominciato a dargli un po' un senso, che è Enemy di Villeneuve, ovviamente un altro di questi film un po' sconosciuti, anche se come protagonista c'è un attore abbastanza di grido, che poi a me piace molto, che non so come si pronunci, ma Gyllenhaal. Qualcosa del genere, Jake Sì, Gyllenhaal. quello di Donnie Darko, giusto? Sì,
anche se in Donnie Darko era ancora un ragazzino, prometteva già bene, ma insomma. Comunque, insomma, questo film, anche questo lo consiglio vivamente, anche se lo consiglio muniti di armamento adeguato, perché mentre Idiocracy, persino chi non lo capisce, quindi persino esseri, diciamo, sotto il livello minimo neuronale, possono goderselo lo stesso, no? Diciamo, in maniera limitata. E invece questo qua, anche se è un ottimo, cioè, anche se proprio sei uno di quelli che spacca capello in quattro, ci diventi scemo, effettivamente, almeno la prima volta, alla fine, diciamo, l'esclamazione classica è proprio "e?" oppure "boh, ma", c'è tutto il corollario di questa espressione. Però insomma, è un film interessante da decifrare. Tra l'altro, io non ho letto il libro di Saramago, da cui mi dicono in forma non precisa ma tratto, che dovrebbe essere il doppio o cosa del genere. Comunque, insomma, è veramente, vale la pena, è interessante. Poi, dopo che siete arrivati la decima volta che l'avete visto, se volete c'ho anche un paginotto lungo lungo di riflessioni che ci ho fatto sopra, posso consigliarvi di perdere tempo anche a leggere quello. Poi vabbè, a me piacciono moltissimi film post-apocalittici, ce ne sono una marea, mi è piaciuto molto The Road, che però in realtà mi è piaciuto molto il racconto, però che dire, la fantascienza. Tra l'altro, ecco, questo è un, perdonami, divago, visto che tanto qui divagare è la regola. Ma sì, questa serata è all'insegna dell'improvvisazione, Stefano, quindi... Quando prima Roberto diceva che lui ha apprezzato sempre di più la fantascienza scritta, no? della fantascienza filmica, in parte ovviamente sono d'accordo, anch'io ho fatto la mia infanzia sugli Urania, partendo proprio dal livello bassissimo, e poi dopo di Brice Nord, e poi insomma in generale. Però questo è un tema sul quale, secondo me, anzi adesso voglio proprio lanciare questo tema e sentire dopo cosa ne pensa Roberto. La fantascienza, quando ancora esisteva la fantascienza, perché adesso, citando Roberto Quaglia, la fantascienza non esiste più, perché, come mi ha detto lui la prima volta che ci siamo parlati, insomma, da quando le cose di fantascienza sono diventate l'ordinario, no? Gli scrittori di fantascienza non sanno più che cazzo scrivere, per cui di fatto si come dire, continuano a descrivere quello che stiamo vedendo tutti come se fosse fantascienza, ma oramai è diventato telegiornale, quindi non è tiro fantascienza, però se si è sbuttato, non so se ho interpretato bene la cosa, dopo lui mi correggerà se ho travisato le sue parole, ma nella narrativa e poi anche nel cinema di fantascienza, questa corrente come genere, c'è sempre stata una divisione molto profonda, che io ho sempre apprezzato molto, tra la cosiddetta fantascienza spaziale e la cosiddetta fantascienza sociologica, no? Io parteggiavo grandemente, ancora oggi parteggio grandemente per la fantascienza sociologica, che sarebbe quella in cui il focus della questione non è tanto se ci sono delle, non so, il filtro Super X che fa l'antimateria nel vate la pesca e ti spara nello spazio, quanto come sono i rapporti tra le persone, anche dentro un'astronave, no? Per cui, cioè, e questo è un po', per cui ecco, a me il film di fantascienza, per dire un mio cult proprio di fantascienza, è Silent Green, no? Che in Italia è stato tradotto 2022 qualcosa, Sopravvissuti, no? In Italia tra l'altro il titolo di Sopravvissuti ricorre, perché certe volte non sanno come cazzo cambiare il titolo, ci mettono sempre sta cosa. Comunque quello di Silent Green, che era un titolo qui interessante, perché il Silent Green è fondamentale in quel film, è il classico di fantascienza sociologica, cioè il mondo, no? Affronta delle crisi di vario genere e qui te le raccontano. Però appunto negli anni 70 potevano raccontartele, oggi no, perché non hai bisogno dei film di fantascienza, cioè lo vedi direttamente, perché stanno inventandosi una fiction fantastica anche direttamente fuori dalla finestra. Però ecco, volevo parlare di questo, in particolare volevo chiedere a Roberto se lui parteggiava di più sull'uno o sull'altro. Sì, sono quelle domande dalla risposta un po' telefonata. Scusa, però la diamo lo stesso. Io sono... un secondo, e siccome sì, stanno arrivando già delle domande, anche delle richieste, insomma, di informazioni, e vi chiedono i vostri pareri su dei film, sappiate che insomma di solito anche con Stefano il format è che parliamo insomma del più del meno per la prima ora e dopo dalla seconda ora in poi insomma cominciamo a rispondere alle domande, quindi comunque voi fatele, le teniamo lì e sì. Poi gliele pongo. Vai, quando hai detto mi interrompo pensavo dicessi per degli consigli per gli acquisti, ho avuto un momento di terrore. Sì, adesso quindi vuol dire che rispondo per un'ora, dicevo, quindi per rispondere a quello che ha detto Stefano, allora, prima cosa, Idiocracy è un film cult anche per me, posso
a titolo proprio così di curiosità personale, sapere come io ne sono venuto a conoscenza, perché è un film che non è che sia girato tanto all'inizio, adesso poi è diventato abbastanza di culto e si conosce. Proprio quando è stato fatto, intorno al 2004-2005, quegli anni lì, ricevo una email da un mio lettore rumeno, perché io ho un po' di libri tradotti in rumeno, di fantascienza, il quale mi scrive solo una cosa: io credo che ti interessa questo film, che ti possa interessare questo film, e mi dà, sai come trovarlo, cioè come sa trovare, poi l'ho trovato, però lui non poteva sapere che io sai. Comunque alla fine l'ho trovato e fu la prima volta che lo vidi, e come Stefano anch'io lo uso un pochettino per studiarmi le reazioni di chi lo guardi, perché il fatto che uno lo veda ad un livello, come evidentemente la giornalista che lui ha citato, oppure al secondo livello, ti qualifica lo spettatore che hai. Per quello che riguarda, vedo che Stefano è diventato, sì, una piccola icona. Stefano si è rimpicciolito, è caduto in un buco nero, perché era diventato tutto nero, lui piccolo, piccolo, immobile, cristallizzato. Visto che stiamo parlando di fantascienza, ho subito immaginato uno sviluppo fantascientifico della situazione, dove improvvisamente la CIA ha prodotto dei micro buchi neri che si trasferiscono per internet e inghiottono i dissidenti quando sono davanti al loro pubblico. Per poi venire invece al tema più interessante, appunto, per quello che riguarda la fantascienza, quella letteraria, quella più interessante, e se io penda di più sul lato della fantascienza sociologica o di quella della space opera che racconta di viaggi e battaglie spaziali, non c'è storia. Io sono un grandissimo amante della fantascienza sociologica, che peraltro appunto nacque negli anni 50, tra i primissimi che scrissero fantascienza sociologica, forse il primo, fu Robert Sheckley, di cui poi ebbe anche l'avventura di diventare un grande amico in seguito, quindi poi ci ho vissuto addirittura insieme per un periodo, ed è la fantascienza che analizza non tanto le modifiche, perché la fantascienza analizza un futuro che sia diverso in virtù di cose che la scienza modifica, per cui se la scienza inventa un'auto volante, in futuro ci saranno le auto volanti, quindi noi possiamo scrivere una storia che parla di auto volanti. Questa è la fantascienza di basso livello, quella che vediamo nei film, che è poco interessante, però ci sono anche cose più complesse che cambieranno nel futuro a causa del progresso scientifico. Il progresso scientifico cambia però anche la struttura mentale delle persone, delle società, le relazioni tra gli individui, e quindi abbiamo la fantascienza sociologica che analizza l'impatto dello sviluppo della scienza e della tecnologia sui comportamenti e i pensieri e il modo di esistere, no? Di vedere il mondo, la Weltanschauung delle persone nel futuro. Questa è la vera grande fantascienza, che è pressoché inesistente a livello cinematografico, la si trova solo nei grandi film. Grande appunto, come detto, fu Robert Sheckley che l'inventò, ma un altro grande era Philip K. Dick, che quello è molto più noto perché metà dei film di fantascienza di Hollywood in effetti sono stati tratti da libri di Philip K. Dick, e quella è fantascienza sociologica, che però con degli elementi anche di fantascienza anche psicologica, cioè la visione della realtà nella mente delle persone nel futuro, ovvero quanto possa divergere la visione della realtà dalla realtà nelle persone della mente nel futuro. E questo è quello che per inciso sta succedendo già adesso, e per quello che quando lui ha detto che io ho detto che la fantascienza per certi versi è morta, ma è morta per il fatto che la parte della fantascienza che esiste è quasi sempre più escapismo che vera ricerca, perché la vera ricerca dovrebbe innanzitutto comprendere il presente. Il presente di solito non viene compreso da quasi nessuno, neanche da noi. Noi ci stiamo provando a capirlo, però non è che abbiamo la sfera di cristallo e sappiamo tutto. Noi comprendiamo che ci sono degli inganni in gioco, cerchiamo di alzare le cortine fumogene, di capire cosa c'è dietro, però non abbiamo la bacchetta magica né tantomeno la famosa sfera di cristallo. Però c'è gente che invece non ha neanche il minimo dubbio sul fatto che le rappresentazioni che ci sommergono dai media corrispondano più o meno al vero, e quindi sulla base di questa realtà fittizia in cui sono sprofondati estrapolano dei futuri che non hanno nessun senso perché scollegati da un presente reale. Cioè, quindi loro partono da un presente immaginario, che è quello degli artifici, degli inganni di cui sono vittima, e da questi estrapolano dei futuri
che chiaramente sono coerenti rispetto a una realtà falsa, quindi chiaramente sono dei futuri minati, cioè fallati fin dal principio, perché nati su terreno falso, no? Ecco, il problema è questo, quindi abbiamo delle fantascienze che quando ambiscono a comprendere il futuro partono da un terreno inquinato, da un terreno artefatto, no? Cioè questo è il problema, che per cui la fantascienza, è chiaro che c'è una grandissima produzione di fantascienza ancora adesso, tra l'altro i cinesi stanno producendo anche un sacco di fantascienza da poco tempo, mi hanno detto che anche è bella, io non l'ho letta, però c'è sempre questo vizio di fondo che è non importa quanto sia brillante l'estrapolazione dello scrittore di fantascienza, tutto il discorso perde valore intellettuale nel momento in cui il presente da cui parte è fallato. Diventano degli ottimi romanzi di fantasy, cioè quindi di mondi immaginari scollegati da qualsiasi mondo che possa mai esistere, però non è fantascienza. La fantascienza dovrebbe essere legata al mondo contemporaneo, dovrebbe essere una cosa che si estrapola dal mondo contemporaneo, che si comprende nella sua complessità. Ecco, quello è quello che secondo me adesso si stenta, gli scrittori di fantascienza di oggi stentano abbastanza a fare. Quindi ancora adesso io sono un grande estimatore dei romanzi di quando il futuro era più facile da immaginare, da quando il presente era meno fallace, quindi la fantascienza degli anni d'oro, oppure anche appunto degli anni 60 e 70, che dove ha avuto l'apogeo appunto la fantascienza sociologica. E prima di passare la palla a Stefano, ricordo che c'è una bellissima intervista, un colloquio più che altro, una chiacchierata tra Roberto e l'amico suo Ian Watson, scrittore e regista, in Spagna, a casa di Ian, credo che sia, nella pagina di Roberto lo trovate, se non te l'hanno tolta, credo che ci sia ancora. Ce ne sono tante, ne facciamo una all'anno, una volta all'anno facciamo un talk show come quelli che facciamo qui tra di noi, però lo facciamo da 10 anni, no? Quindi vedete, se vi guardate tutti di fila ci vedete invecchiare nell'arco di un pomeriggio, no? Però quello che avete fatto lo scorso per 10 ore, in 10 ore invecchiamo in un modo veramente... In quello che avete fatto lo scorso ottobre spiegate molto bene quello che tu hai appena detto in pillole, quindi consiglio veramente a tutti quanti di andarsela a vedere. Stefano, è leggermente in inglese, comunque nessuno è perfetto. Insomma... E tra l'altro un inglese veramente di alto livello, complimenti Roberto per il tuo inglese. Vabbè, l'alto livello ce lo mette lui, io faccio la panto. Non è vero, sempre autoscreditarsi. Non ti sentiamo. La CIA ti ha tolto l'audio. Mamma mia, prima di tutto. Ma sta CIA, cazzo, ma no, adesso va bene, ve lo dico. Io vivo con la CIA, abita di là. Ma sì, ma io parlavo del tuo vicino, il tuo vicino, no? Che si chiama. Io vivo di CIA. Vabbè, comunque, una cosa che diceva prima Roberto, diciamo la scritta Ray Bradbury, proprio non mi ricordo se adesso in una serie di osservazione che aveva fatto dopo, non so se Cronache Marziane o addirittura Fahrenheit, in cui diceva che lui considerava la fantascienza un po' come quando com'era una volta essere meteorologo, cioè tu vedevi delle nubi all'orizzonte e dicevi mi sa che arriva una tempesta, no? Vedi dei segnali, no? E li estrapoli, li prolunghi. Infatti lui raccontava questo episodio che mi aveva molto colpito, di quando lui, come gli è venuto diciamo l'approccio per cominciare a scrivere alcune scene, alcune parti di Fahrenheit 451, perché un suo, non so più se parente o conoscente, insomma, era stato fermato dalla polizia perché stava camminando, no? In una zona dove non camminava nessuno, c'erano solo le macchine che andavano, però c'erano i marciapiedi, quello stava camminando. La polizia l'ha fermato e ha detto: cosa fa lei? Cioè, perché non aveva la mascherina, non aveva la mascherina. No, se non aveva la mascherina lo fucilavano, non dovevano chiedergli cosa sta facendo, cioè, anche tutte le volte le procedure, dai, cazzo, l'ABC. Vabbè, comunque, e lui ha cominciato a scrivere, difatti poi c'è una scena, c'è anche in Fahrenheit, c'è il discorso che la gente non va più a piedi da nessuna parte, no? Vanno tutti in macchina velocissimi, eccetera, eccetera. Per cui ecco, lui appunto cercava di cogliere dei segnali, di tradurli, di trasformarli. Ovviamente poi c'è chi riesce a farlo meglio, chi scrive con una certa capacità, con una certa
anche visione, no, delle cose, che è in grado di trasmettere come appunto i personaggi di Bradbury. Dick, prima invece che citavi, è un po' la mia bestia nera, nel senso che io ho letto un casino di suoi libri e non ho ancora capito se mi piacciono. Cioè, veramente, ma saranno 10 anni che leggo libri di Dick e ancora non riesco a capire se mi piacciono o no. Li rileggo anche ogni tanto, dopo un po' che non ho letto uno, cioè, aspetta, rileggiamolo un attimo per vedere se adesso riesco a capire se mi piace. E ancora non ce la faccio, perché mi fa l'effetto, molto francamente, che mi fa Kafka. Cioè, sapete quando nella Metamorfosi, in particolare anche nel Processo, è molto forte questa sensazione che poi è proprio kafkiana, no? è diventato un aggettivo. Cioè, questa sensazione che i personaggi siano intrappolati in una sorta di labirinto, che in questo caso, di solito, nei racconti di Dick è più mentale, no, che altro, però beh, che anche in Kafka, in effetti, è tutta una proiezione mentale. Però il concetto è che sono all'interno di questa roba e il loro comportamento mi irrita, perché anziché dire basta, cos'è sta roba, devo uscire, devo andarmene, no, ci restano intrappolati dentro, si arrovellano all'interno, no? Questa cosa l'ho sentita tantissimo, per esempio, mi ricordo quando ho letto quello, in Italia hanno tradotto La svastica sul sole, no? In America era The Man in the High Castle, che in cui c'è questo, vabbè, chi non lo sa, non stiamo tutte le volte a raccontare le tue storie, che sennò qua non si finisce più, no? Chi vuole, ci hanno fatto anche una serie tratta da quello. L'ho vista, tra l'altro interessante, perché hanno colto alcuni degli aspetti del libro che in realtà chi di solito parla di quel libro lì non sta molto, cioè sugli universi paralleli, sul collegamento, anzi hanno anche esplorato un po' quella roba, vabbè, comunque. Tra l'altro poi dopo dobbiamo parlare delle serie, per forza, serie e cinema, questo sarà la prossima svolta. E ti dicevo appunto la cosa che, per esempio, in quel libro in particolare mi ricordo, mi aveva colpito molto, ma vale anche in molti altri libri suoi, vale anche nel racconto lì, quello da cui è tratto Blade Runner, no? Due Androids Dream of Electric Sheep. Non so se c'è una traduzione in titolo in italiano. Ma all'inizio lo chiamavano il cacciatore di androidi, poi recentemente lo hanno ricostruito col titolo tradotto pari pari, no? Perché all'inizio suonava troppo surreale, quindi lo si trova sia come cacciatore di androidi sia come gli androidi sognano pecore elettriche. Anche gli androidi sognano pecore elettriche. No? Qualcosa del genere, sì. Ma anche in quello, per esempio, che nel film, diciamo, è stato trasposto in una maniera molto interessante, però molto lontana del racconto, no? Ecco, Dick ha sempre questa atmosfera in cui i personaggi sono veramente, ti fanno venire, almeno a me fanno venire l'irritazione dopo un po' che leggo, no? E mi ricordo, per esempio, in quello di Man on the High Castle, no? In cui abbiamo questo mondo del futuro, insomma, l'America è divisa in due, occupata metà dalla Germania nazista, metà dalla Tokyo imperiale, eccetera, e ci sono questi personaggi che nati americani o medio americani che cercano di entrare in contatto con queste culture totalmente differenti e di maneggiarli, ma da idioti, no? E mi ricordo tutta una parte, per esempio, su uno dei protagonisti che diventa pazzo perché non capisce se ha offeso o non ha offeso il suo amico giapponese, la loro cultura che è così superiore. Cazzo, 10 pagine così, dopo un po' ti viene rotoli giù dal letto come se sentissi veramente l'insetto di Kafka, no? Per cui io non riesco ancora a capire se poi mi piace o no. E anche Scanner Darkly è molto così, cioè è un film su cui poi... Che è il film accennavo all'inizio, è il film di cui accennavo, esatto, all'inizio, sì. Da cui probabilmente avremmo preso spunto, ma non abbiamo preso spunto, quindi grazie Stefano per averlo accennato. Sì, io l'ho visto solo 20 minuti, però avevo letto il libro, che pur non ricordandomi nulla, perché sono passati degli eoni, mi ricordo che mi era piaciuto molto Scanner Darkly. No, comunque condivido in parte il tuo giudizio, nel senso che poi non è un giudizio, è una reazione, perché anch'io ho avuto quella reazione con Dick, non ho mai capito in che misura mi piacesse oppure... mentre per esempio uno Shackley, anche se non in tutte le sue opere, ma quelle degli anni, per me era inarrivabile, sublime, proprio un vulcano di genio puro, no? che poi mi dovevo rileggere decine di volte. Dick è sempre stato, prendeva sul serio gli incubi che dipingeva, infatti poi è semi impazzito, iniziando anche a credere a parte delle sue fantasie. Negli ultimi libri gli era un po' andato di volta il cervello. Io posso citare tra l'altro un episodio per descrivere la persona, perché poi ha avuto un sacco di esperienze, anche esperimenti pesanti di droghe che comunque l'ha nominato, e c'era
un episodio che posso raccontare perché di sicuro non si trova scritto in giro, e che mi è stato riferito da un altro grande scrittore di fantascienza, Norman Spinrad, americano, che ha vissuto a Parigi e che ha scritto per esempio un grande capolavoro controversissimo che si chiamava Il Signore della Svastica, che in inglese si chiamava The Iron Dream, un libro di fantascienza scritto, attribuito diciamo all'autore di fantascienza Adolf Hitler, in un universo parallelo dove anziché diventare feroce dittatore emigra a New York, diventa un illustratore di copertine di riviste di fantascienza e poi alla fine scrive anche un libro di fantascienza, wow. Che sarà questo Iron Dream, no? E lui fallo rivedere che ti faccio ecco questo... Il Signore della Svastica, incredibile. Tra l'altro c'ho anch'io la stessa edizione, no? Tra l'altro questa copertina è totalmente falsante, no. Non ha niente a che fare col libro. Esatto, ed è un grande capolavoro perché Norman Spinrad, per scrivere questo libro, si è calato nella mentalità di Hitler, ha cercato di immaginarsi a far finta di essere Hitler, che chiaramente poi lui ha proprio anche commentato in pubblico, non è stata un'esperienza molto gradevole, e si è letto anche tutti i libri, si è respirato molto alle conversazioni di Hitler a tavola, che sono libri esistenti dove si coglie il vero Hitler, quello che parlava e delirava a tavola, perché pare che alcune di queste discussioni fossero abbastanza deliranti. E il problema è che poi quel libro fu bannato in Germania per 20 anni e fu controverso in mezzo mondo, perché diventò anche la Bibbia di riferimento dei neofascisti francesi, perché lui viveva in Francia, cosa che lui non voleva, perché come anche con Idiocracy, nell'esempio che ha citato Stefano, ci sono vari livelli, e chiaramente quelli che prendono il primo livello, perché non sono in grado di vedere le virgolette, no? La metanarrazione, a quel punto poi hanno detto, ma guarda, questo è un libro nazista, l'ha scritto Hitler. Certo. No, non è così. Cioè, è un pochettino come quando una volta uno che si veste da Mussolini a teatro non è un fascistone, è un teatro che è un attore che fa il ruolo di Mussolini, no? Cioè, lì, perdonami se ti interrompo, io voglio fare una piccolissima notazione. È come se il nome della rosa uno lo scrive e poi lo ritirano perché glorifica l'inquisizione, maledetto, vuole bruciare le tipe, bruciare il rogo, certo, sì, sì, sì. Esatto la pena di morte. Sì, esatto, no, perché a favore della pena di morte, no? Cioè, forse non hai bene capito. Cioè, il problema è che sono quelle cose che se le devi spiegare la causa è perduta in pazienza, sì. Vuol dire che siamo già in una tracimazione di idiocrasi nella nostra realtà, e a quel punto qualsiasi ragionamento può essere fatale, è gravissimo. Roberto, ricordiamoci. Roberto, in una società che cerca di cambiare l'ordine della partita degli scacchi perché se giocano prima i bianchi è razzista, cioè. Capisci che siamo al di là del bene e del male su tutto, oramai hai ragione quando dici come cazzo si fa più a far fantascienza. Cioè, sì, sì, anche perché il problema è che la fantascienza deve esasperare delle tendenze, le estrapola nel futuro, le esaspera per renderle più visibili. Ma se tu esasperi queste cose, ti pigliano per matto, ma addirittura ti prendono per matto se queste cose le metti in letteratura. Se io in un libro avessi scritto di una situazione dove veramente vengono a criticare il gioco degli scatti, che sarebbe razzista perché muove prima bianca, cosa che è successa sul serio, non è una battuta di Stefano, è successa, la potete cercare su internet, sono dei professori di università che dicono queste cose, e potremmo fare una lista, potremmo fare un'intera trasmissione su queste follie totali che continuano a consumarsi. Ogni giorno ce ne sono di nuove. Ecco, se io queste cose le mettessi in un romanzo, quel romanzo sarebbe un pessimo romanzo, cioè nel senso che nessuno può credere che una cosa del genere abbia un collegamento, certo, con la realtà. E hai capito il problema? Cioè, devo ridurre gli elementi di realtà nel libro per renderlo digeribile dal certo pubblico, altrimenti mi dico, cioè, ecco, figuriamoci, io lo esasperassi ancora, come succede in una cosa di fantascienza, dove le tendenze vengono portate alle loro estreme conseguenze, no? E quindi adesso la fantascienza sociologica, quella che interesserebbe a noi, oggi non avrebbe più nessuna speranza, perché qualsiasi scenario dove si esasperasse anche solo un pochino quello che sta succedendo di folle oggi nel mondo, certo, sarebbe completamente
cioè non avrebbe pubblico, nessuno potrebbe capirlo, tranne forse due o tre, e a quel punto che senso ha scriverlo, tanto vale che ci vediamo a tavola e ne discutiamo tra di noi. Invece, quando il futuro era ancora una cosa gradevole, no? Cioè negli anni 50, 60, 70, il bel futuro di una volta, allora lì abbiamo questa fantascienza sociologica. Ecco, comunque dovevo finire di raccontare l'episodio di Philip K. Dick. Philip K. Dick, perché è un episodio così per spiegare anche il personaggio che scriveva quei libri, per dire quanto lui poi c'era dentro anche a questi incubi di persona. E lui una volta telefona a Norman Spinrad, e allora vediamo come si uniscono tutti i puntini degli argomenti che ho tirato qua. Norman Spinrad, come detto, è un mio amico, adesso non lo vedo da anni, però appunto lo conosco bene, e lui mi ha raccontato che una volta gli telefona Philip K. Dick, quindi parliamo di tanto tempo prima. Chiaramente Philip K. Dick, Norman Spinrad a quell'epoca era il giovane scrittore di fantascienza, che aveva già avuto successo, mentre Philip K. Dick era già di una generazione un po' più avanti, e telefona a Norman Spinrad, che non conosce, e gli dice: senti Norman, tu non mi conosci, però io sono Philip K. Dick, e chiaramente che di nome si conoscevano, e noi non ci siamo mai incontrati, ma telefono a te perché dopo aver letto quello che scrivi, e vi assicuro che Norman Spinrad è abbastanza particolare su quello che scrive, penso che tu sia l'unico che possa rispondermi seriamente al... senza bullshitting, no? Cioè nel senso senza dirmi tante stronzate, perché ho bisogno di un consiglio. Ero indeciso tra, sono stato invitato, cioè ero indeciso, questa confusione probabilmente c'era anche Philip K. Dick, ero indeciso se suicidarmi oppure mi hanno invitato a una conferenza di fantascienza in un paesino, non gli ho detto il nome, ero indeciso appunto se suicidarmi oppure andare a questa conferenza. Tu cosa faresti? Cioè, allora, tu sei, non hai mai conosciuto di persona, ti telefona e ti chiede un parere perché sa che tu non gli dici una cazzata, no? E Norman Spinrad rimane e dice, beh, è difficilissimo rispondere. Cioè, onestamente, si entra nella parte, dice, cioè, non è che sia una cosa... Cioè, mi rendo conto, tra l'altro è anche il posto dove c'è questa conferenza, anche un posto del cazzo, cioè, nel senso... Cioè, penso che sarà anche... probabilmente non è niente di speciale questa conferenza di fantascienza. Però ti dico cosa farei io. Tutto sommato penso che prima andrei alla conferenza, poi magari mi suicido. Ecco, quindi... E allora Philip K. Dick, sì, forse tutto sommato ci avevo pensato, penso che dovrò fare così. E così Philip K. Dick non si suicidò. Ecco. Però per dire, ecco, questo è il personaggio, e cioè la persona in effetti che si può intravedere dietro questo scrittore qua. Molto bene tratteggiato anche nella biografia su Philip K. Dick scritta da Emmanuel Carrère, uno scrittore francese molto bravo, che ha fatto la migliore biografia di Philip K. Dick, in effetti ha fatto anche la biografia di altri personaggi storici interessanti, tra cui per esempio Limonov, il politico un pochettino controverso russo morto recentemente, più che politico era un situazionista, una persona, un artista. E, però la sua biografia di Philip K. Dick è una cosa che poi ti rimane impressa e ti racconta la mente di questo scrittore che, nonostante sia diventato uno degli scrittori di fantascienza più famosi nel mondo e probabilmente i suoi eredi sono diventati ricchissimi con i diritti dei suoi film, lui è vissuto povero ed è morto povero, con i suoi libri che ne scriveva 4-5 all'anno, riusciva malapena a tirare avanti e a mangiare, poi si manteneva anche avendo un negozio di dischi, vendeva dischi, e poi e soprattutto era convinto di essere solo sotto l'occhio della CIA, appunto, quindi quello che stavamo dicendo prima, lui aveva questa ossessione di essere spiato, e tra l'altro non è da escludersi che la cosa fosse vera, perché alla fine intellettuali che scrivono libri eccetera nell'America che poi abbiamo imparato a conoscere in seguito è probabile che venissero tenuti sotto controllo. Io so di scrittori di fantascienza per esempio che vennero contattati dalla CIA dopo l'11 settembre per una sessione di brainstorming collettivo che sarebbe avvenuta nella sede della CIA
nella quale gli scrittori erano stati invitati ad immaginare le peggiori cose che i terroristi avrebbero potuto fare contro l'America, e naturalmente non avrebbero mai potuto parlarne con chi che sia. Quindi è abbastanza interessante questa consulenza che gli scrittori di fantascienza hanno dato alla CIA per lo scopo dichiarato di proteggere, di aiutare la CIA a proteggere gli americani dalla fantasia fantascientifica dei possibili terroristi, oppure ci possono essere alternative diverse. Io scrissi questo episodio già nel mio libro dell'11 settembre, ecco, per dire di quanto ci possono essere avvicinamenti diretti o indiretti anche tra scrittori di fantascienza e CIA. Potrei continuare a delirare per 20 minuti, ma mi fermo qui. Ti lasceremo delirare sicuramente, non preoccuparti. No, Stefano, più che altro non ho capito una cosa, ti faccio una domanda riguardo sempre a Philip K. Dick e a Kafka che hai citato. Cioè, nel senso, tu in qualche modo ti aspetti una sorta di risvolto positivo o roseo nei finali delle sue opere? Nel senso che già dai primi sviluppi iniziali di tutti i loro racconti, e mi piace anche questo parallelismo fra Kafka, quello che hai fatto fra Kafka e Dick, cioè si evince insomma un'atmosfera sempre un po' lugubre, un po' nebbiosa, nebulosa. Io non mi aspetto mai niente di positivo nei loro racconti. No, beh, infatti io non intendevo dire, cioè, forse non so, non, magari non sono stato molto chiaro in quello che dicevo prima, ma quello che mi mette a disagio nel leggere tanto Kafka quanto i racconti, i libri di Dick, è che non è tanto il finale o il contesto. Accidenti, non so, cazzo, anche 1984 è un libro orribile, nel senso, è bellissimo, è un libro grandioso, ma è orribile. Io arrivo alla fine del 1984, sei angosciato. Ho un po' l'indecisione della telefonata di Dick, non so se suicidarmi o se andare a un convento di fantascienza, ma, però veramente sono anche proprio incazzato, mi avrebbe voglia di fare qualcosa, prendermela con qualcuno o qualcosa, no? Per cui non è il fatto che, eppure comunque, vabbè, non è che lo rileggo tanto spesso e tanto volentieri, 84, però comunque diciamo che la fantascienza, anche quando a me poi piace molto la fantascienza apocalittica, io sono un patito appassionato di fantascienza sia scritta sia filmica, anche se devo dire che è un filone che secondo me ha reso di più filmicamente, e non parlo di effetti speciali, anzi parlo specificamente di non effetti speciali, perché secondo me gli effetti speciali nel cinema di fantascienza sono la cosa più orribile che sia mai stata fatta, tant'è che hanno da soli gli effetti, i famosi effetti speciali hanno rovinato dei film che altrimenti potevano essere veramente bellini. Sotto tanti profili mi viene in mente quello con gli alieni che arrivano con queste astronavi, poi li mettono in dei campi profughi fuori dalle città, perché sono tipo dei granchiotti, insomma, un po' cazzarola. Ho rimosso pure il ma recente, delle ultime due decadi, sì primi decadi del 2000, di ma quello con Tom Cruise può essere Visitors. No, cioè, vabbè, quando parla Roberto vado a cercarlo, poi ve lo dico dopo il titolo, ma adesso non lo ricordo più, una cosa, Camp di qualcosa, c'erano proprio anche i segnali, avevano fatto anche i segnali con la figura dell'alieno, zona alieno, non entrare, eccetera. Ah, si doveva eccetera. Vabbè, anche lì c'è un'atmosfera a volte un po' dickiana, perché ci sono il protagonista che è uno che non gliene frega un cazzo, va lì, fa parte di questi qua che devono fare le ispezioni nel campo di così, dove vengono loro, cercano di rubare la tecnologia a questi alieni qua. Fabio scrive District 19. District 19, essere. Esatto, mi ricordavo la D iniziale, di fatto 19 me lo ricordavo, ridotto invece a District 19. Che insomma, come film, secondo me comunque reggeva, era interessante, la storia era divertente, c'era anche un po' questa, da un lato, ironia, no, della situazione, che però diventa anche molto lugubre, molto amara, perché, vabbè, non sto a fare spoiler, ma insomma la situazione. Solo che poi da un certo punto in poi, per motivi di idiocracy, perché non c'è un altro motivo al mondo, qualcuno ha detto mettiamoci boom, facciamo esplodere cose, e lì cominciano a saltare robe per aria, sono cose che tutti ti girano, cioè dicevo, ho sbagliato un film, cioè stavo guardando un altro e improvviso devo aver cambiato canale. Stessa cosa identica in Minority Report. Cioè, allora, anche Minority Report, che
come tante altre produzioni hollywoodiane di un certo rilievo, parte bene e si sviluppa bene, poi ha un po' questa semplicioneria, no? nel rappresentare alcune cose che magari andrebbero curate in maniera più complessa, però nell'insieme è fatto bene, ha un bel respiro e tutto. Poi c'è la scena in cui, io l'ho visto solo due volte, credo, perché è uno dei film che non ho rivisto, proprio perché mi urta, in cui fanno un duello saltellando sulle macchine volanti. Che io ho detto, ma di nuovo, ma che cazzo fate? Che cazzo fate? Allora, se in Matrix, no? Vedi quelli che svolazzano, si arrovellano, però sono in un mondo virtuale in cui puoi piegare le leggi della fisica, oh, ci sto anche dentro. Ci sto anche dentro. Se sto guardando Watchmen, ma anche Avenger, ci sto dentro che uno si arrampica sui muri, l'altro lancia una freccia e colpisce nell'occhio, l'altro a 500 metri. Va bene, perché fa parte delle premesse, no? Delle regole narrative che ho accettato. Ma se sto guardando un film in cui mi metti delle premesse, in cui ci sono i precog che prevedono il futuro, c'è tutta la situazione, le macchine che vanno da sole perché sono automatizzate, ci sta tutto dentro, tutto coerente, però poi ci sono due individui che sono due individui normali, non sono né dei robot, né dei cyborg, né delle persone geneticamente modificate, che per fare un duello saltellano sul tetto delle macchine in costruzione, dopodiché uno resta chiuso dentro la macchina costruita e parte, se ne va. Sì, sì. Allora, quello, io credo, fuori, Stefano, che quello sia stato dovuto più che altro per creare un legame con i primi Mission Impossible che stavano uscendo di Tom Cruise. Allora, cioè, non mi capacito di altre. Ribadisco, poi possono esserci letture di ogni genere, anche collegamenti, citazioni, ci sto dentro, però devi avere una coerenza narrativa, veramente, non, se no è offensivo nei confronti dello spettatore che si è lasciato coinvolgere nel tuo film. Dicevo prima, il film crea una realtà, tu mi ci metti dentro, io ti seguo per un po'. Ora, ci sono film migliori e peggiori, ci sono film con questa realtà già comincia a stufarti dopo pochi minuti, oppure la trovi stupida, eccetera, vabbè. Altri invece funziona tutto bene, e poi a un certo punto dicono, non so, è come se scendesse un segnale che dice, adesso 5 minuti di idiozia, e tu dici, ma basta, ma perché? Cioè, ti fa perdere tutto, capisci? Torni sul divano, ti sembra veramente come se fosse la pubblicità, no? Ecco, questo veramente. Basta non pensare anche a un film come Solaris, che abbiamo trattato anche io e Roberto, il primo film che abbiamo trattato nella Quagliascienza, che non mi sembra che abbia alcun effetto speciale in tutto il film. No, difatti, stavo pensando che effetti speciali. Non ho visto il Solaris, me lo ricordo come un ottimo film. È stato definito la risposta russa 2001. No. Poi in realtà, cioè, una risposta russa è un bel film, punto, no? Ma ce ne sono tanti, anche americani ce ne sono tanti. Capricorn One, un bellissimo film di fantascienza. Per chi l'ha visto, Moon è recente, perché è di pochi anni fa, e quando l'ho visto ho detto, è incredibile, un film di fantascienza, ce n'è uno, no? Senza bisogno di roba che si mette a saltellare, a esplodere, a dire boom 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 con i raggi laser. No, è semplicemente una storia, tra l'altro semplicissima, un attore è un robot praticamente per tutto il film, gli altri si vedono un attimo in monitor, la sua moglie e quattro pirla della sua azienda, e basta. E la voce del robot è Kevin Spacey, ma questa solo è la versione in lingua originale. Però, cioè, tutto il film è lì ed è fantastico, cioè è bello, è proprio profondo, è commovente, alla fine ha anche dei tocchi un po' ironici, di nuovo uno spoiler, ma chi l'ha visto si ricorda, alla fine si sentono dei pezzetti alla radio di gente che dice cose, no? E sentire quello che dicono ti fa venire da ridere, ti fa scoppiare a ridere a un certo punto, e dici, ma cazzo. Però è interessante, sotto tanti profili, e offre anche degli ottimi spunti di riflessione etica, collega dei fatti di scienza attuali con le prospettive future, cioè è proprio un film di fantascienza, però è un gioiello. Cioè io mi ero segnato un po' di titoli di film, perché stasera mi viene in mente qualcosa, però credo che questo sia il più recente. Non so se va Ex Machina, se che non era malissimo, per altri motivi Inception e Predestination hanno segnato tra i film che mi hanno molto colpito. Però ecco, veramente un film di fantascienza che non ha bisogno di ammiccare a un cazzo, non ti tira scemo con improbabili svolte stupide, o non ci sono effetti speciali, esplosioni. Ecco, questo devo dire alla fantascienza, proprio non lo perdono, cinematografica, di avere da un certo punto in poi, perché prima non era così, però diciamo da metà anni 80 in poi, ha cominciato a scoprire che se fai esplodere cose, il pubblico fa yeah, no? È proprio come quell'Idiocracy, gli fai esplodere la macchina, e lui, yeah! Tu, la tua macchina, scemo! Ma pensa anche Terminator, pensa anche ai Terminator di Schwarzenegger, voglio dire, anche lì già si cominciava ad andare un pochino sul... è vero, sono d'accordo, però il primo Terminator, e oserei dire anche il secondo,
Reggono ancora bene, c'è già un pesante. Sì, siamo nella transizione. Vogliono giocare molto sull'effetto speciale, però obiettivamente, se togli l'effetto speciale, tutto il resto regge e l'effetto speciale non arriva a disturbarti. Cioè, magari appunto in certi punti sembra un po' tirato. Non so, era nel secondo, no? Quello che c'è il robot che è liquido, che diventa liquido. Diciamo in certi punti si vede che è fatto apposta, che tirano un po' la storiella per farti vedere quella robettina, va bene, però ci sta pure dentro, cioè, insomma, non diventa disturbante. Per me è brutto quando l'effetto speciale prende la scena, cioè vuole diventare quello che la gente guarda per dire oh, no? E ne fa le spese la storia, la narrazione, che invece è il nucleo della fantascienza, è proprio lì che, ecco, questo, e su questo chiudo, la pianto sto zitto. È proprio il motivo per cui io dicevo, tra l'altro, oggi a una persona che è venuta a trovarmi, una cara persona che è venuta a trovarmi, che io sono incazzato nero con quello che sta avvenendo, al di là di tutti i motivi che possono essere pratici, eccetera, ma fondamentalmente proprio per questo, perché io sono un appassionato di apocalisse, di cinema apocalittico, di mondi post-apocalittici, cioè ho una collezione di 300 film, libri, cose, li leggo, li rileggo, ne ho scritti anche. Cioè, sono proprio una cosa, a me piace un casino. E quello che chi come me ha un po' di... ha masticato un po' apocalissi possibili, no? È che fin dalle prime battute di quello che sta succedendo si accorge che non torna un caso. È come se fosse un racconto fatto male, un film fatto malissimo, no? In cui già sbagli fin dall'inizio le scene, i personaggi, quello che succede, la narrazione, si incasina, si contraddice. Allora già all'inizio uno comincia a infastidirsi, poi più va avanti, peggio è, e siamo arrivati al punto che adesso veramente, l'ho già detto un paio di volte, no, parlando proprio con te Luca, è proprio l'incrocio orribile tra 84 e Idiocracy, cioè è diventata la dittatura demente, no? Cioè una dittatura in cui tutto è demente, sono dementi le regole, sono dementi le modalità, sono dementi le espressioni, sono dementi le svolte sono dementi, no? Adesso veramente giuro che poi non farò più accenni alla società, alla situazione attuale, ma l'idea di un passaporto vaccinale che si ottiene con un vaccino che non ferma il contagio, ma capisci, neanche idiocracy, cioè allora piuttosto fatemi vedere un culo come in Idiocracy che scorreggia e gli diamo il Nobel per la sceneggiatura, cioè no, ma dai, ma cazzo, cioè no. E poi se tu dici qualcosa, sai cosa ti rispondono? Ma tu non sei virologo, non sei... Però vabbè, per fortuna seguo l'esempio di Roberto prima e dico, io vorrei chiarire subito che non sono virologo. Come no? Ma guarda, stai attento perché cioè, la virologia è infettiva, cioè non è che perché contiene la parola virus, quindi ti puoi infettare, tu ti puoi infettare di virologia, diventi virologo che non te ne accorgi e poi sei infettivo anche tu. E allora sei costretto a fare un test che misura il tuo tasso di virologia. È un problema, cioè adesso comunque citando per il cultore del cinema, il cinema del futuro, quello tratteggiato in Idiocracy, ricordiamo che lui ha parlato di questo culo che scorreggia. Adesso non vorrei che la gente poi pensasse che è una cagata, no, era il premio che ha vinto tutti gli Oscar, era un film che inquadrava un culo che scorreggia per 90 minuti, guarda che non è, cioè un grande capolavoro, cioè pensate che negli anni 70 Andy Warhol ha fatto un film che si chiamava Empire, che filmava l'Empire State Building per 24 ore, è diventato un capolavoro della storia del cinema. Ma volete, e non scorreggiava neanche. E non scorreggiava, quindi il tema è che il vero futuro è la scorreggia. Quindi la scorreggia anche del pensiero. Il problema che ha denotato Stefano è importantissimo, quello degli effetti speciali che rovinano i film, perché distruggono la sospensione dell'incredulità. Quando noi guardiamo un film, noi, cioè insomma un film non è la realtà, no? È una cosa che appare su uno schermo, però sarebbe troppo noioso vedere delle cose che si muovono su uno schermo senza senso. E l'unico modo per apprezzarlo è fingere che sia una cosa vera, che quello che succede sia vero, che ci sia un transfer di personalità dove tu fai un transfer di te stesso dentro il film, ti immedesimi nei personaggi e allora soffri con loro, gioisci con loro, infatti poi se è un film porno anche godi con loro e vabbè, insomma, bisogna citare tutto lo spettro, no? Se è un film BDSM, no? Vieni frustato con loro e, oppure frusti. E dicevo, no, bisogna, proprio, la realtà è multiforme. E, però
ci vuole la sospensione dell'incredulità, cioè tu devi smettere di porti il dubbio che quello sia reale, perché se tu dici, ma tanto non è vero, ma tanto è un film, alla fine non ti appassioni, non soffri, godi con i personaggi del film. La sospensione dell'incredulità però si ottiene solo se il film è fatto bene tecnicamente, cioè se gli attori recitano da cani, tu non riesci a prendere sul serio, cioè tu non vedi il personaggio, ma vedi il cattivo attore. A quel punto se ne va al diavolo la sospensione del giudizio. La stessa cosa se c'hai degli effetti speciali che fanno succedere delle cose che sono completamente incoerenti con la realtà che stai guardando. Come ha detto Stefano, se è un film di supereroi, la sospensione del giudizio è totale, perché tu stai guardando un cartone animato, essenzialmente. Quindi il fatto che ci sia della magia che accade, quindi queste cose impossibili, cioè è la norma, e allora funziona, mantieni ancora la sospensione dell'incredulità. Ma quando tu guardi un film che dovrebbe essere normale, anche se di fantascienza, quindi senza supereroi mascherati che fanno i miracoli, a quel punto quello che succede deve avere una certa coerenza con le leggi della fisica, dei movimenti degli esseri umani, cioè questa gente che saltella qua e là in modo assolutamente innaturale distrugge la sospensione del giudizio in chiunque abbia ancora un neurone funzionante. Gli altri invece riescono in qualche maniera ad intrattenersi con questi spettacoli, ma costoro si avvicinano già come spettatori a quelli di Idiocracy, che guardano il culo che scorreggia per 90 minuti, ridono, applaudono e poi celebrano il culo. Ecco, siamo più o meno a questi livelli, quindi il vero problema è un cinema che adesso si può permettere impunemente di rendere completamente implausibile dei film con l'iniezione di effetti speciali irrealistici, perché l'effetto speciale vero sarebbe quello che scompare, cioè quello che ti inganna in un modo che tu non ti accorga di essere ingannato, ma quello che cioè il trucco c'è e si vede e non funziona, no? Quindi vabbè, questa era per fare la mia piccola chiosa all'argomento correttamente portato alla nostra attenzione da Stefano. Invece, Stefano, se vuoi dire qualcosa. Sì, sì. Sì, no, io volevo chiedere una cosa al lampo, a Roberto. Se conosceva un autore che io ho scoperto non molti anni fa, no, non è vero, molti anni fa, però poi non l'ho cagato per parecchio, adesso invece da alcuni anni lo sto riguardando. Si chiama Joe R. Lansdale. Joe R. puntato, non so neanche quale sia. Joe R. Lansdale. Credevo fosse inglese, in base a alcune cose che avevo letto di lui, invece poi un texano completamente pazzo, ha scritto dei libri. Il primo che avevo letto era proprio un'Urania, per cui parliamo comunque di parecchi anni fa, si intitolava La notte del drive-in, e poi ci ha fatto anche il seguito di quella. È veramente pazzo, cioè scrive della roba, però a me ha molto colpito come autore, lo consiglio vivamente, se non lo conosci, no? Ti chiedevo se per caso lo conoscevi, ma mi pare che... Non lo conosco, però mi ha incuriosito. Sì, no, guarda, vale la pena. Almeno a me, diciamo, poi ha scritto anche altra roba che non è neanche fantascienza, ha scritto storie, diciamo. Io per la prima volta di lui, la prima cosa che ho letto di lui era un racconto breve, in una raccolta di quelli tipo, sai, Mille Mondi Estate, Mille Mondi roba, già, no? E c'era un racconto suo che è un racconto... terrificante, non ha niente di soprannaturale, ma è proprio spaventosissimo, cioè almeno a me ha lasciato con lo stomaco in gola, ambientato nella white trash area degli Stati Uniti, no? Cioè sud, nelle periferie del sud, no? Con tutto il carico di qualunquismo, razzismo, violenza tipico, no? Ma anche caricaturale, no? della situazione. E adesso vabbè, non lo racconto perché tra l'altro anche breve, godibilissimo, lo raccomando vivamente. Si chiama, come hai detto che si chiama l'autore? Joe R. Lansdale. E questo racconto che ho letto nel titolo in italiano, purtroppo non ho qua, perché sennò controllavo, dovrei andare a cercarlo, ci metto un po', ma il titolo in italiano tradotto era La notte in cui persero il film dell'orrore. Ci sono due ragazzi che perdono, non vanno a vedere. Qualcuno sta scrivendo, Bizza Kira, che è un amico, ce li saluto. Sì, scrive Il re del popcorn e la trilogia del Dragon. Il re del popcorn è venuto dopo, quando ha fatto tutta la trilogia, ma quelli erano libri proprio della notte del drive-in, no? Da lì in poi è molto interessante, no? Non resisto, uno spoilerino lo faccio. Tanto è la cosa che succede dopo 20 pagine della notte del drive-in.
ci sono dei tizi che vanno al drive-in cercando da scopare, sostanzialmente, a vedere una maratona horror. E vanno a questo drive-in, solo che quando sono lì arriva un meteorite che è un grossissimo smile che passa, offusca tutto il cielo, che diventa nero, dopodiché intorno al drive-in c'è una roba gelatinosa nera che gli impedisce di uscire. Chiunque la tocca si scioglie e muore. Per cui restano chiusi dentro il drive-in. E questa cosa va avanti molto a lungo. Per cui ci sono tutti questi ragazzi americani dentro il drive-in che devono sopravvivere in qualche modo e ci sono gli sviluppi psicosociologici della popolazione del drive-in. Vabbè, non vi dico altro, bisogna andarlo a vedere. Ma anche perché, francamente, mi ricorda qualcosa, è degli anni 80, tra gli anni 80 e gli anni 90. Guarda, era un Urania, per cui io gli Urania ho smesso di leggerli quando ero ancora un ragazzino, per cui sì, cioè parliamo della fine dei 70 o dei primi 80, suppongo, credo proprio più in là, a meno che mi sia capitato in vacanza, perché magari anche quelle volte in vacanza prendevo quei Mille Mondi d'Estate, li prendevo anche un po' più avanti, poteva ancora essere magari anni 90, però non più in là di sicuro. E quello erano, però io in realtà all'inizio, prima ho letto, come dicevo, un racconto, quello che dicevo che mi è rimasto angosciantissimo, e che si intitola La notte che persero il film dell'orrore. È un racconto breve, ma lo raccomando anche quello, credo che sia il racconto più violento che io abbia mai letto in tutta la mia vita, e questa è la cosa bella, non ha niente di troppo violento, cioè non ci sono, sai, è come nel cinema, quando ti dicono, ah, un horror, poi da vedere, e c'è uno che squarta gente, schizza da tutte le budella, però, cioè, no, quello non è horror, quello è macelleria, no? Se entri in una macelleria, smontiamo un animale o un uomo, un corpo, butti i pezzi in giro, e vabbè, mi sporco tutto, che schifo, ma non è orrore, è una roba spiacevole e basta, no? Invece, ecco, quello lì è un racconto in cui succedono ben poche cose particolarmente violente, ma il tono, la situazione è talmente violenta e fortissima che alla fine ci resti solo l'aria, male. Solo l'aria, l'ambiente è violento. No, ma lui è proprio bravo a descrivere queste cose qua, cioè adesso veramente mi è troppa voglia di spoilerare cose, quindi cambio argomento, perché sennò vi lascio sfuggire. Beh, ma quella quagliascienza, noi siamo degli esperti a fare spoiler, quindi non... No, io sono molto attento, cerco di non farlo mai. No. Invece, stavamo proprio parlando di questo film di A Scanner Darkly, e visto che parliamo anche di effetti speciali, è un film molto particolare, non so chi del pubblico l'ha visto, è fatto praticamente sotto forma di cartone animato, io non so adesso tecnicamente se si può definire un cartone animato vero e proprio, credo che abbiano girato il film, ne parlavamo anche prima della diretta con Roberto, e dopo abbiano applicato un effetto speciale, suppongo che si facciano così, però è molto molto particolare. Che cosa ne pensate invece di questo film? Beh, io inizio perché non l'ho visto e quindi posso parlare. L'ha visto. Ho visto i primi 20 minuti stamattina e ho riconosciuto che menzionava il libro che mi sembrava di ricordarmi, che però l'ho letto di sicuro. Sì, non è male, però era interessante la tecnica. Diciamo che sono quasi sicuro che lo abbiano filmato e poi trasformato in un cartone animato in seguito, quindi è una cosa abbastanza unica e interessante anche solo dal punto di vista tecnico, però al punto in cui ero arrivato nella trama non era ancora successo niente di particolare, a parte di tratteggiare una situazione interessante, quindi non posso spoilerare neanche volendo, anzi al limite spoilerate voi a me. Ma io devo dire, l'ho visto qualche tempo fa, adesso francamente non mi ricordo, ma mi sembra almeno un paio d'anni fa, non so di che anno sia esattamente, tra l'altro, però comunque non l'ho visto proprio molto. Credo sia del 2005, intorno al 2004-2005 anche quello. Sì, io l'avrò visto 4-5 anni fa. Poi non l'avevo riguardato perché mi aveva fatto l'effetto Dick proprio, cioè nel senso che tra l'altro lì è anche molto ampliato proprio sia dal tema, perché rispetto ad altri racconti o libri di Dick, in cui se non altro i personaggi perlomeno hanno questa atmosfera appunto un po', non so come definirla, come se nuotassero nella melassa, no? Costantemente, però almeno sono in uno stato mentale non alterato. Invece qui centrale in tutta la faccenda è sia nella metodologia, no, che è fatta con questi cartoni animati, ma è anche disorientante perché spesso vedi i personaggi in primo piano e lo sfondo che si muove, ondeggia dietro, di proposito, no? Fatto come se fosse sganciato su dei layer diversi.
Poi il protagonista, che è Keanu Reeves, fa un poliziotto infiltrato che utilizza una tuta che mette assieme pezzi di milioni di volti e corpi di persone diverse per non essere riconoscibile, no? Quindi anche solo tutte le scene in cui c'è lui con questa faccia cangiante costantemente, corpo cangiante, ti sballa. In più sono fatti dalla mattina alla sera, perché tutta la storia verte attorno alla diffusione nella società di questa nuova droga potentissima che chiamano qualcosa di sostanza D, substance D, e di cui in teoria tutta la polizia fa gli sforzi enormi per fermare questa cosa, ma c'è chi sospetta che in realtà ci sia il complotto, cioè che questa cosa in realtà sia prodotta e distribuita volutamente, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che è affascinante, è interessante, a parte che c'è un parco di attori notevoli, anche se sono sempre tutti a cartone animato, però insomma c'è Robert Downey Jr., c'è Woody Harrelson, mi piace un casino. Winona Ryder credo ci sia anche. Sì, c'è Winona Ryder, che vabbè, poi sono Keanu Reeves. Ma in generale è fatto bene, è bello, è strutturato abbastanza bene, la storia è narrata bene, anche sviluppata bene. Però c'è questa costante sensazione di dissociazione tra i personaggi e se stessi, tra i personaggi gli uni e gli altri, tra i personaggi e la storia, tra la storia e lo sfondo, tra lo sfondo e... cioè, per cui, cazzo, sei sempre... è come se fossi veramente in una zona nebbiosa, no? Costantemente. E che poi, tra l'altro, è molto corretto, perché secondo me esprime perfettamente il concetto stesso che poi nel nome del titolo stesso c'è, no? A Scanner Darkly. La frase in cui viene... si parla di uno scanner... diciamo offuscato, no? È proprio il protagonista che a un certo punto non riesce più a capire che cazzo sta facendo, chi è, no? Dice ok, io sono qua che fingo di essere un tossico, uno spacciatore, ma sono un poliziotto che dà la caccia al tossico e spacciatore. Poi tra l'altro, però, i motivi, qui qualche spoiler lo faccio perché vabbè, insomma, se dobbiamo approfondire il film vale la pena secondo me anche per arrivare a un punto. Lui a un certo punto si trova a indagare su se stesso. Perché, cioè, siccome in questa società del futuro, questi poliziotti, per ragioni di segretezza, hanno tutti queste cazzo di robe addosso, per cui non sai chi sono, cioè si conoscono come agente Fred, agente Marley, agente, però non sanno neanche se sono uomini o donne, perché non si capisce un cazzo, la voce è cambiata da sta roba, il volto è cambiato, i momenti sono cambiati, tu non capisci chi hai di fianco, no? Per cui lui, che era diciamo, doveva investigare su questa roba qua, a un certo punto viene assegnato a investigare su un gruppo di persone di cui fa parte anche lui, e poi viene assegnato proprio a investigare su di lui, su se stesso, no? e poi in più lui si drogava, prendeva questa sostanza D e cominciava a vedere le persone diventare insetti, fare cose, cioè, qui tra l'altro Kafka mille proprio, no? Ci Kafka, no? Come il cacio su Macrofa. E quindi cosa succede? Che... lui quindi in un momento di confusione totale si ferma e fa proprio una riflessione da cui è tratto anche il titolo, in cui dice io spero che qui tutti alla fine, io non so più chi sono, guardo dentro di me, non capisco più un cazzo di chi sono, guardo fuori, non capisco chi sono gli altri, non capisco più niente, però so che ci sono questi scanner, questi occhi che registrano tutto, no? Che sono queste telecamere onnipresenti anche in casa sua. E lui dice io spero che questi scanner non siano così offuscati, cioè non siano darkly come lo sono io nel vedere me stesso, perché forse loro sapranno decidere chi sono, no? Una cosa del genere, cioè fa un ragionamento del genere, che da un lato è, come dire, molto interessante come sviluppo, dall'altro secondo me è proprio terrificante, ed è qui secondo me si arriva proprio al nocciolo di quello che Dick in più di uno dei suoi libri, romanzi, non dice, lo dice ma senza dirlo, no? Che è l'abisso dell'essere umano di fronte a un sistema che è così articolato, stupido, ciecamente stupido, ma così potente sull'individuo che l'individuo alla fine si perde in deliri suoi, perde completamente se stesso, la bussola, l'inizio, la fine, non sa più un cazzo, e in qualche modo aspetta che sia il sistema a dirgli chi è, perché esiste. E questo succede in Do Androids, Dream of Electric Sheep, succede in Man in the High Castle, succede ripetutamente, e in Scanner Darkly secondo me è proprio disegnato chiaramente. Tra l'altro gli episodi di cui parlavi, no, quella telefonata, no, con quel dialogo che riferivi prima, Roberto, sembra tratto dal film, per cui viene proprio da pensare che, cioè, lui stesse proprio raccontando queste sue angosce, no? Cioè, stesse proprio esprimendo pienamente questo.
Ed è interessante, la cosa più figa di tutte, su questo mi fermo, è proprio che poi c'è anche una bella sorpresa alla fine del film, almeno una cosa non la spoilerò, cioè la sorpresa finale, dico bella, ma voler dire in tanti, si è intesa in tanti modi, c'è una sorpresa, diciamo, alla fine del film, ma secondo me, ecco, lui proprio quello che alla fine traspare, ed è il modo più fico di farlo trasparire, è quello che lui sentiva, cioè questa sensazione di orrore che è nella rottura dell'individuo, del core dell'individuo, dell'elemento ancora sotto l'identità, no? In cui anche la stessa identità si frantuma, e qui diventa proprio scenica frantumarsi l'identità attraverso tutte queste finzioni, dentro le finzioni, la droga che ti fa trasformare quello che vedi di te stesso e degli altri, no? E in cui non c'è nessuna risposta, cioè lui, prima dicevamo, lugubre, eccetera, l'aspetto lugubre di quello che racconta Dick, della narrativa di Dick, come la sento io, come l'ho compresa io, è proprio che lui non c'è nessuna luce alla fine del tunnel, ma neanche la luce romeriana, cioè quella della zombie fist, no? In cui perlomeno arrivano gli zombie, mangiano tutti e tutta l'angoscia che si è creata durante il film si scioglie, no? Ecco, lì non c'è neanche quello, cioè c'è proprio solo la dissoluzione e una specie di disperato richiesta di aiuto all'ente sbagliato, all'indirizzo sbagliato, no? Ecco, questo è secondo me un po' l'aspetto che è molto più cupo di quanto appaia, perché se tu leggi semplicemente, Dick, superficialmente, o vedi il film, anche tratti le cose, non, come dire, non ti accorgi subito di questa roba, devi andare un po' dietro, no? Però secondo me è molto forte, molto profondo. Sì, sì, questa atmosfera è onnipresente nell'opera di Dick. Un ultimo aneddoto per suggellare il tema, un aneddoto che ho tratto dalla biografia di Emmanuel Carrère su Philip K. Dick. C'è stato una volta in cui Philip K. Dick per un po' di giorni non poté più uscire di casa. Perché? Perché tutte le volte che usciva di casa lui vedeva in cielo una gigantesca faccia metallica, di metallo, che lo guardava con uno sguardo di massima riprovazione, che lui non era in grado di reggere, e quindi doveva tornare in casa. Lui non poteva uscire perché in cielo c'era questa maschera, questa faccia. Però vorrei vedere voi, insomma, se uscite di casa vi trovate una maschera di metallo. Non aveva la mascherina, è per quello che non poteva uscire di casa. cambiano le epoche, ma gli incubi cambiano connotazione, ma come si vede, quello che era l'incubo personale di un solo soggetto, Philip K. Dick, adesso è diventata una psicosi collettiva. Potremmo una volta fare un grande documentario sulla psicosi contemporanea. Invece, Stefano, adesso ti rimetto grande, perché tu alzati un attimo, cioè mettiti un attimo un po' più dritto con la schiena. No, perché insomma, cioè, ti presenti in una serata come questa con una maglietta di questo tipo e non possiamo evitare di parlare di Kubrick a questo punto. Tra l'altro, con Roberto abbiamo anche dedicato una puntata della Quagliascienza a 2001 Odissea nello spazio, quindi apriamo le danze anche con Kubrick, Stefano. Ah, pensavo parlasse. Allora sì, vabbè, Kubrick di fantascienza, che io non ho visto tutti i film di Kubrick, lo ammetto subito, così non posso essere in seguito tacciato di essere né un virologo né un neurologo. Comunque, di fantascienza di Kubrick, voi ricordatemi, magari c'è qualcuno che mi sfuggisse, ma io ho visto soltanto Beh, Shining non è proprio fantascienza, anche se, e dopo su questo io a Roberto devo andarci su questo terreno, la linea di differenza, se esiste, tra horror e fantascienza. Dopo, ne abbiamo parlato tante volte. Un tema da mettere un attimo da parte, ma secondo me vale la pena. Ecco. Io ho visto, vabbè, Arancia Meccanica, ovviamente, uno di quelli, poi, vabbè, 2001, che è proprio, insomma, quasi il film, come dire, manifesto, no? della fantascienza in termini assoluti, no? Non so se ci sono degli altri film, c'è qualche altro film di fantascienza o vicino alla fantascienza che possa nella pubblicata, io non ne ricordo altro. Vabbè, beh, no, non c'è, però c'è il film AI che lui sì. Non ha fatto in tempo a fare, ma di fatto aveva preparato in tutti i dettagli, che poi fu eseguito da Spielberg nel tentativo di farlo con lo stile di Kubrick, come Spielberg immaginava che Kubrick lo avrebbe fatto. Chiaramente
non si può dire che sia riuscito a farlo esattamente, perché le atmosfere di Kubrick sono un'altra cosa. Comunque bisogna dargli atto del tentativo abbastanza ben riuscito, anche se non chiaramente con le stesse atmosfere di Kubrick, e si può considerare quindi parzialmente un film di fantascienza di Kubrick. La ricerca, la storia è tutta sua, anche se poi la storia fu scritta dal mio amico Ian Watson per Kubrick. Sì, quindi infatti AI è proprio un figlio ibrido, no, di questo, perché Kubrick l'aveva, diciamo, messo giù in scala, ma poi dopo Spielberg lo ha. Infatti ci sono anche degli aspetti estremamente spielbergeschi, no? Cioè, che si vedono proprio, no? La parte finale sulle modalità, no, degli alieni, eccetera, ricordano tantissimo Incontri del terzo tipo e tutta un'altra serie di cose, no? Che poi Spielberg ha sviluppato. Questo è il più grande errore di quel film, ed è troppo spielbergiano. Questa è proprio la spielbergizzazione del film, e che rovina completamente quella scena, perché senza fare spoiler di alcun tipo, quelli che vediamo sembrano degli alieni, non sono degli alieni. No, lo dicono, lo spiegano anche, no? Però giustamente... Sì, ma non si capisce, io come quasi tutti quelli che lo guardano, travolto dall'iconografia di un certo, esatto, tipo, vediamo degli alieni, e allora se sono degli alieni tutto il film non ha nessun senso. Non è l'iconografia, sì, di un certo tipo, è l'iconografia di un terzo tipo. Se invece capiamo che si tratta di robot di ultimissima generazione, cambia tutta la decodifica di tutto il film. È un grave errore. Io, tra l'altro, visto che hai detto la cura con cui lo ha preparato Kubrick, posso anche, ho delle testimonianze di primissima mano, perché come detto il film fu scritto dal mio amico Ian Watson, che trascorse 10 mesi a casa di Kubrick per scrivere questo film. Ora, di solito quando uno fa un film, insomma, commissiona lo script a un altro, non so, cioè, poi gli fa, cioè, io anch'io ho scritto una volta un soggetto per una screen story per un film, no? Ci ho lavorato qualche settimana e la cosa è finita lì, poi non hanno fatto il film. Però in questo caso Kubrick ha preso il miglior scrittore che aveva in Inghilterra in quel momento, il più brillante, Ian Watson, e lo ha assunto pagandolo decorosissimamente. Per lui lo voleva addirittura a casa sua 24 ore su 24, sempre, perché se aveva un'idea alle 5 del mattino voleva che Watson la sviluppasse. Lui, Watson, che pure è molto incline a una magnifica follia, no? Che è il tipo di affinità elettive, no? Che dividiamo in quel senso lì, ha detto che sarebbe diventato troppo matto, nel senso la sua sanità mentale sarebbe andata a rotoli se lui avesse passato 10 mesi in lockdown di questo tipo, cioè dove può venire svegliato alle 5 del mattino per produrre idee. Quindi, Kubrick è noto per aver messo alle strette un sacco di persone, cioè lui sembra che proprio quando lavorava ai film metteva sotto pressione attori, ma anche non solo, tecnici, tutti, rompeva i coglioni a tutti a un livello tale per cui molte persone dicevano è un onore lavorare con lui, ma ce lo fai una volta, poi non puoi più lavorarci perché cioè, proprio non lo reggi. Sono lì, è un problema interessante, perché il genio assoluto di Kubrick non si può discutere, e d'altra parte lui doveva fare quello per ottenere quei risultati, quindi è un problema, perché lui spremeva, portava tutte le persone agli estremi. Il protagonista di Arancia Meccanica alla fine non si riprese mai più da quel film lì, e si vede anche dopo. No? Però lui doveva da tutti i suoi collaboratori distillare il massimo possibile, che trattandosi di artisti, tra l'altro, è veramente, cioè, non più, è un onore, è un'occasione unica, perché alla fine cosa può chiedere di più un artista che qualcuno riesca a estrarre il meglio assoluto dalle sue potenzialità? Quindi è un grande privilegio in questo senso. Ian Watson ha accettato il privilegio nella misura in cui si limitasse a 7-10 ore al giorno, adesso non so quante, però per 10 mesi. Quindi, e ora per 10 mesi, immaginate, per scrivere una storia che alla fine sono 5-6 pagine, per scrivere quelle 10 pagine, non so che siano la storia, ci vogliono 10 mesi. Allora lui avrà scritto le pagine migliaia di volte, e lui ha detto che passava le giornate a scrivere e Kubrick prendeva e poi le appollatava e le buttava via. Il suo lavoro era scrivere storie che venivano buttate via sempre. E
Tra l'altro, lui diceva, ma non va bene, no, perché poi Yawaza ha iniziato a essere destabilizzato. Immagina, sei uno scrittore e il committente ti butta via tutti i giorni tutto quello che scrivi. Allora lui si è preoccupato e gli dice, ma non andava bene? E Kubrick ha detto, no, era bellissimo. Nel senso, era bellissimo, però non va bene. Cioè, nel senso, non va bene per il film, però era bellissimo, no? Bellissimo. E alcune volte gli ha fatto scrivere tutta una storia, poi l'ha distrutta e gli ha detto, prova a fare un'altra, a farlo altrimenti. Ian Watson l'ha scritto tutto in un altro modo, per esempio come discorso diretto, scrivi tutto in discorso diretto, allora ha scritto tutto il film in discorso diretto, l'ha buttato via e dice, no, no, riscriverlo nell'altro modo. Cioè, per dire, alla fine per un, diciamo che lo ha pagato talmente bene che gli è andata, che a Watson gli è andata bene. E comunque questo, questo spiega, diciamo, l'intensità del lavoro che c'è dietro a film del genere, invece che magari a una produzione hollywoodiana tradizionale dove i lavori sono compartimentati e fatti che con i tecnici intercambiabili, tra l'altro, in qualsiasi momento. I lavori di Kubrick è tutta un'altra categoria. Poi i film che vengono fuori sono dei prodotti unici e perfetti nel loro piccolo campo, inattaccabili. Vorrei leggere un commento di Laura a questo proposito. La Kidman e Cruise si separarono dopo Eyes Wide Shut. Non so se è vero, però non mi sembrerebbe strano. Ma c'è qualcuno ha più avuto notizie di, non mi ricordo come si chiama, Shelley qualcosa, credo, quella che faceva la moglie di Nicholson. La moglie di Nicholson, perché so che lei, per esempio, ha subito un trattamento atroce da parte di Kubrick, che addirittura aveva detto a quelli della troupe di trattarla male. Cioè costantemente le faceva, per dire, lei era, a un certo punto c'è un episodio, non so quanto sia vero, no, ma sono una delle leggende che girano, lei era tipo allergica a qualcosa e le hanno dato un panino con dentro quella roba apposta, no, perché stesse male durante le riprese, cioè una roba, ed era complice, faceva di tutto per farla stare male, smetterla a disagio, eccetera, no, tanto che lei dopo un po' ha chiesto anche lumi, era un giurista legale, no, per dire, ma cioè non posso uscire da questo incubo, no. E lui Kubrick ha dichiarato che faceva questo trattamento proprio perché aveva bisogno che si sentisse il disagio che questa donna provava, per cui doveva davvero stare male, no? Però, cioè, appunto, lì ha detto bene, purtroppo l'arte si riempie con l'anima, no? È esattamente come una volta il film, quando venivano fatti, poi in alcuni casi come lavori con personaggi come Kubrick, si riempivano davvero di anima. Oggi i film non hanno più anima e anche le persone non hanno più anima, cioè, le cose sono coerenti, siamo lineari, siamo allineati, no? In questa prospettiva. Allora, signori, siamo all'ora e mezza, io direi di leggere un po' di commenti. Come avevo scritto prima, purtroppo YouTube dopo un tot di commenti me li brucia, quindi sicuramente tutti quelli dei primi tre quarti d'ora sono andati, quindi se volete, se avevate fatto domande, dovete purtroppo riscriverle, quindi partirò dall'ultimo che trovo. Mi dispiace per quelli che avevano scritto prima, però ve l'avevo detto. Allora, visto che si parlava prima di serie, Paolo chiede se l'avete vista la serie Altered Carbon? Quindi Stefano dice di sì con la testa. Roberto, tu l'hai vista? Io volevo vederla, poi mi sono dimenticato. Allora no, Stefano, ho visto anche Credo di non averla vista, in certi casi l'ho vista e poi mi dimentico di averla vista, però questa credo di non averla vista, forse ho visto il primo episodio e mi sono dimenticato. Certe volte guardo il primo episodio tre volte prima di accorgermi che l'avevo già vista e poi mi ridimentico di continuare a vedere. La vita è una cosa complicata. Mi ricordarti di dimenticartene. Sì, io l'ho visto la prima stagione, l'ho vista praticamente quando è uscita. Mi è piaciuta abbastanza, devo dire, anche se all'inizio sono rimasto anch'io un pochino, anche perché prende a piene mani da tutto, ma proprio da tutto, tutta la cinematografia, c'è dentro Blade Runner a mille, ma ci sono tante altre cose che vengono riprese, rigirate, eccetera. Però sia a livello di narrazione, sia a livello di recitazione, sia a livello di idea generale, secondo me è sviluppata abbastanza bene, ha qualche piccola incoerenza, però francamente rispetto alla media delle serie siamo molto messi bene. C'è un'altra serie di fantascienza che mi viene in mente, che
ho guardato poco prima di quella, che era Westworld, che era una serie, diciamo, di gran qualità, di enorme qualità, con, oltre al, insomma, senza contare il concetto del livello di attori coinvolti, c'è Hopkins, ma ci sono anche altri attori che veramente se la cavano molto molto bene, sono molto bravi. Solo che, ecco, per esempio, perché ho citato questa? Perché benché anche lì ci sia una storia con una profondità enorme, direi più profonda e più con uno spessore maggiore in termini narrativi di Altered Carbon, però Altered Carbon è coerente, cioè inizia, va avanti e con qualche lievissimo margine mantiene questo tono noir, investigativo, che poi appunto veramente sulla falsariga di Blade Runner in questo senso, perché anche qui abbiamo un protagonista che è una sorta di deve compiere delle investigazioni in cui tra l'altro poi si riscopre anche un passato lontano, una serie di scopri, questa società la scopri mano a mano che si rivela, quindi non c'è il classico, non so, uno arriva e dice sì perché noi dal 2021 in avanti abbiamo fatto questo, quello ti narra tutto, che tu ti annoi, ti rompi il cazzo, te la fa scoprire mano a mano, all'inizio senti delle cose, non le capisci, poi mano a mano ti si chiarisce il quadro, no? Ed è fatta bene, un bel gioiellino, la prima stagione, dico, perché poi ho visto la seconda, non mi ha convinto, però vabbè. E secondo me è interessante, ha qualche lievissimo scollamento, qualche aspetto un po' forzato, secondo me, soprattutto verso la fine, però nell'insieme è un buon prodotto, a me è piaciuto, un po' leggero. In paragone, Westworld ha una profondità abissalmente maggiore, perché lì si entra nel concetto stesso di che cos'è essere un essere umano, cioè cosa fa di un essere vivente un essere umano, no? E quindi di nuovo siamo molto vicini a Blade Runner in termini di tematica, ma qui approfonditi in maniera molto molto più sistematica, anche emotivamente coinvolgente, i personaggi sono molto coinvolgenti, la storia è una riscrittura di un vecchio film di Crichton che si chiamava, non so se si titolava Westworld, anche quello Il mondo dei robot, in italiano Il mondo dei robot, però non so se in originale era, si titolava già Westworld, comunque degli anni 70 con Yul Brynner, e che era molto più semplice, molto più sempliciotto, anche se già divertente, no? Ficcante come. Beh, non era male, non era male. Io all'epoca mi ricordo Il mondo dei robot con Yul Brynner, la prima volta che lo vidi, che ero un ragazzino piccolo, sono rimasto brasato davanti al televisore, che era serie, quelle esperienze indimenticabili, nel senso, chiaramente per i parametri odierni è sempliciottino come film, però per l'epoca era una cosa, e tra l'altro comunque è un film che ancora adesso regge il tempo, è bellissimo. No, chiaro, quando dicevo sempliciottino era nel senso che... Sì, rispetto alla complessità delle estrapolazioni introspettive adesso, cioè Westworld è un capolavoro, la prima stagione è di una profondità, diciamo una tale... codifica di intelligenza nella è serie. È molto bello proprio di tutta Westworld, mi è rimasto impresso tantissimo al punto che mi sono fatto la clip, ce l'ho proprio come video, ogni tanto la riguardo, di un minuto, meno di un minuto, del dialogo tra Hopkins, no, che fa il programmatore capo, insomma, di quella situazione lì, quello che ha creato, no, quella situazione lì, e il robot che faceva il padre della ragazza, no? Che viene sostituito perché gli arriva quel famoso problema, che vabbè, non sto a spoilerare troppo per chi, però insomma viene messo sotto osservazione, no? E quindi lo attivano e gli fanno delle domande. Ecco, c'è un dialogo tra loro due che ti fa venire la pelle d'oca, ma la pelle d'oca veramente, no? Ecco, lì questa roba qua sento che non c'era proprio in Westworld, perché lì c'era solo il concetto di questi robot erano proprio macchine e basta, che poi sì, hanno questa reazione, si muovono al di fuori del controllo, diciamo, sfuggono al controllo e diventano da passatempo, no? Non più passa, ma non più cose per ammazzare il tempo, ma cose che il tempo te lo ammazzano proprio, quindi diciamo che è interessante ed era anche divertente, e per i tempi era fatto anche molto bene, poi Yul Brynner è favoloso, e poi lì fa anche un po' la parodia, no? Perché lui era abituato a fare il cattivo dei western, e qui fa ancora cattivo dei western, ma un cattivo molto speciale, no? Per cui sì, però mancava questo aspetto, che invece qui veramente è ben proporzionato, e tra l'altro questa è un'altra cosa, e chiudo qua l'inciso totalmente, le serie permettono questa roba di più dei film, perché nei film c'è meno tempo, cioè tu comunque, a meno che fai un film di 7 ore, se hai un'ora e mezza devi narrare tutta la storia, dare un sacco di immagini, un sacco di scene, non puoi perdere troppo tempo, o la fai sull'umanità del robot e allora ok, puoi dedicarla a quello, ma se devi narrare tutta la storia non c'è il tempo per... Le serie hanno il vantaggio enorme
che hanno tante ore a disposizione per sviscerare anche addirittura pezzetti, prima quello, poi quell'altro, poi più avanti quell'altro, dove cacchio voglio, c'ho tanto spazio, no? Quindi quando una serie è scritta bene, ha dei bei fondi e tutto, può fare una roba così. Però, arrivando alla chiusa di tutto, perché ne parlavo rispetto a Altered Carbon? Perché Altered Carbon è molto più semplice, sfiora gli argomenti anziché approfondirli così tanto, lo fa anche con un tono un po' leggero in certi punti, che secondo me ci sta, perché io non sono assolutamente un patito dell'action, come dicevo prima, anzi le scene di azione mi fanno un po' girare i coglioni, lì ce n'è qualcuna, però francamente sono molto moderate, cioè ci stanno pure dentro. In Westworld però, che è molto più profonda di tutto, è fatta bene, è recitata da Dio, ci sono dei buchi narrativi grossi come delle voragini, e sono con tutta evidenza, per chi un minimo osserva la cosa e gli è capitato di lavorare, come è capitato a me, nella produzione di qualcosa del genere, cioè di una serie, sono chiaramente dovuti a un cambio di script, cioè nel senso che si parte costruendo un'idea di narrare una cosa e ci sono degli elementi che avranno un senso in seguito, no? Solo che poi, durante lo sviluppo, cambia lo script, come dicevi tu prima, molto spesso sono intercambiabili i ruoli, allora non è più la stessa persona che segue quel cazzo di sceneggiatura, viene data in mano a un altro che la rifà, la cambia, alcune cose scompaiono. Ed ecco che nella puntata pilota di Westworld c'è uno dei protagonisti, il Cavaliere Nero, diciamo, non stiamo a dare dettagli ulteriori per non fare spoilerate, a un certo punto scotenna un tizio, e dentro la calotta cranica di questo tizio c'è una mappa, e uno dice, ah cazzo, sta mappa, ecco, sta mappa poi non c'è più, non serve più a un cazzo, nel senso che non c'è un motivo al mondo per cui dovesse essere dentro la calotta di quello lì, non c'è un motivo al mondo per cui la scotenna, però quando hanno fatto quella scena lì, avrebbe dovuto esserci, perché nello script originale della serie, nella pilota, c'era uno sviluppo in cui c'era un motivo per cui dentro le calotte dei primi automi era stata messa quella mappa e c'era un motivo per cui lui lo andava a scotennare e faceva quello che faceva, no? Solo che poi nello sviluppo è scomparso e allora uno alla quinta puntata si è dimenticato, no, di questo dettaglio, però se poi si rivede la serie o comunque se va guardato con attenzione all'inizio dice, e allora mi pigli per il culo. Ecco, questa roba qua a me ha fatto venire veramente il latte alle ginocchia, perché quando mi è capitato di lavorare a un progetto di una web serie con alcune persone qui in Italia nel 2012, ci siamo fermati dopo un anno di lavoro veramente enorme, abbiamo anche già girato delle scene, fatto delle cose, tutto molto bello, ma di fatto non riuscivamo a risolvere alcuni, ma francamente piccoli buchi narrativi, piccoli, Stefano, a confronto. Se posso dire una cosa, non ho visto molte serie televisive, però credo che di averne viste, di quelle che ho visto, poche veramente sono riuscite a non cambiare la trama o quasi le nessuna, trame. Quasi nessuna. In corso. Pensate a L'Hervenin, quella francese, adesso non so come l'hanno intitolata, se l'hanno intitolata in italiano o in inglese, io l'ho vista in francese, il titolo era L'Hervenin, che è quello di quelli che tornano, dei morti che tornano, cioè, c'è un paesino dove qui a un certo punto chi è morto comincia a tornare, ma non è che... Sono zombie tecnicamente, però non sono zombie che vengono, non sono solo morti e basta, cioè sono i morti che tornano lì, no, ti è morto un bambino e tu bambino torna a casa. Che cazzo ci fai? Eri morto, no? E invece lì, è un po' strambi, un po' passivi, un po'... Però, e poi si sviluppa la storia, no? È veramente bellissima quella serie, sia nella recitazione, sia nello sviluppo, sia nelle tematiche, approfondimenti, sono 7 episodi, quando arrivi al 7° episodio, a un certo punto d'improvviso, se sei un maschio, lo posso dire da maschio, i tuoi testicoli rotolano sul pavimento, devi rincorrerli, perché improvvisamente tutto quello che fino a quel momento sembrava aver senso e stava andando in una direzione, invece non vuol dire più un cazzo, viene tutto dimenticato, e poi succedono cose veramente, l'ultima puntata da buttare, da sparare addosso a chi no. E questo è il classico problema, per cui dico, fanno delle serie che magari promettono benissimo, ma poi vanno a rotoli, per quel problema che dicevi tu prima, Roberto. Cambiano per lungo la corsa, no? Cosa che già in un film succede addirittura, anche se ci mettono solo un anno a produrlo tutto, all'inizio alla fine, e già riescono in quello a cambiare lungo la strada, a far casino, in una serie che dura magari, no, tanti mesi oppure addirittura più anni, ecco che cambiano di volta in volta chi fa questo, chi fa quello, il risultato è che gli attori poveracci si trovano anche loro. Faccio solo un nome, pensate a Lost, la serie televisiva, quella del 2004. No, quello non ne voglio neanche parlare, però, è fuori dalla mia, sì, mia portata. Sì, no, ma è una serie televisiva in cui secondo me hanno cambiato lo script
migliaia di volte. Pensa a Walking Dead, certo punto... ma il Lost sembra fatto un po' apposta, il gioco dovrebbe essere proprio quello dell'ogni volta ti propongo, voglio vedere, Lost mi ricorda moltissimo quello che sta succedendo adesso, è una cosa del tipo, voglio vedere se ci credi ancora, te ne racconto una ancora più grossa, sì. Vediamo se ci caschi anche stavolta, no? Ci credi? Ah, ci ha creduto che sì. Scemo? Gli ne racconto un'altra, no? E vanno avanti così, finché manda al fanculo, spero che succeda anche dal vero, oltre che con Lost, ma... The Walking Dead, poi veramente adesso sto zitto sul serio. The Walking Dead è l'esempio diciamo normatico di questa cosa, il topos di questa roba qua, cioè proprio quando prendi una serie in cui ci sono degli attori che dovrebbero avere dei personaggi che dovrebbero avere un percorso, no? Che dovrebbe fare tipo, non so, così per esempio, no? Ecco, invece il percorso fa così. E allora tu vedi Rick Grimes che nella puntata prima diventa uno spietato cinico che cazzo trova un sopravvissuto per la strada, lo lascia lì, poi quando muore gli ruba lo zaino, no? E quella dopo porta tutti i vecchiettini che ha salvato dalla città del nemico, no? Nella sua prigione, per dire dobbiamo stare tutti uniti insieme. Cazzo, puntata dopo ancora dice basta, la democrazia è finita, sono io che comando, altrimenti qui è la catastrofe. In quella dopo dovete fare un comitato, io però non posso farne parte perché sono troppo cattivo. E tu dici, sei schizofrenico tu o no? Schizofrenia, sì. È schizofrenico di scrivere cose. Allora, Roberto, se hai qualcosa da dire ovviamente vai pure, se no leggo il prossimo commento. C'era Biz che scriveva che la tecnica di Scanner Darkly è la tecnica del rotoscope, il disegnatore ricalca le scene a partire da una pellicola filmata in precedenza. Ecco. Molto interessante. E poi sempre Biz faceva una domanda, dopo se la ritrovo, eccolo qua. Cosa ne pensate delle anime di fantascienza Ghost in the Shell, Psycho Pass, Akira, Cowboy Bebop? Credo sia anime, non so, si pronuncia anime. Anime, ecco. Da qua si vede. Ma io mi tiro fuori, non ne so niente, mai visti, okay. Ma non so niente. Non ne so niente, però una volta ero a una conferenza di fantascienza in Finlandia, dove c'era tantissima gente. A un certo punto vedo una quattordicenne che cammina, con i capelli fucsia, che cammina tenendo al guinzaglio un'altra di 13 anni con i capelli verdi, no? E tutte e due vestite sadomaso. Allora a questo punto io cercavo di capire che cosa stesse succedendo e poi so che avevano a che fare con le anime, no? Però al momento ho avuto un sacco di altri pensieri. Questa è tutta l'esperienza che ho con le anime. Invece Laura scrive, vi prego, citate il capolavoro australiano dei primissimi anni 70 di Peter Weir, Picnic and Hanging Rock, angosciante e metafisico, in un certo senso anche fantascientifico. Favoloso, e oltre a invidiare Roberto per l'esperienza con diciamo animica che ha avuto, io purtroppo non l'ho mai avuto fino è stata un'esperienza solamente visiva, quindi di scarsa utilità pratica. Di quello parlavo, di esperienza visiva, anche perché in base all'età che hai detto dei personaggi, per fortuna solo visiva, anche altrimenti eri in galera. Comunque Picnic in Rock è stato uno dei film che mi è piaciuto di più in assoluto, diciamo, prima della fine del millennio, no? E, perché secondo me è veramente un film... Ecco, io per esempio Picnic in Rock lo annovero, magari sbagliando, poi le mie categorizzazioni, tra i film dell'orrore. Cioè l'ho messo nella mia archiviazione, ce l'ho caricato, l'ho messo nel mio hard disk, come film dell'orrore. Perché secondo me è veramente un film dell'orrore. Poi tra l'altro ho letto un po' di cose, perché è un film che lascia aperto più domande di quante ne, anzi non risolve proprio nessuna, cioè non dà proprio nessuna risposta, presenta delle situazioni molto particolari, ma le presenta soprattutto con dei toni, delle modalità molto, molto interessanti, e poi le letture che ne avevo visto ai tempi e che ne avevo anche fatto io erano sostanzialmente o diciamo metanarrative oppure metaforiche, cioè delle rappresentazioni oppure delle denunce dei modelli psicologici di comportamento, dell'enorme potere del giovane, cioè che attraverso l'adolescenza sboccia l'adultità, eccetera. Poi in realtà ho letto un po' di cose, un po' di articoli in internet non tanti anni fa, proprio perché mi era tornato così la curiosità di approfondire quel che allora non avevo i contatti, le occasioni per approfondire, ho scoperto che è tratto da un racconto, da un libro, non so, di fantascienza o qualcosa del genere, in cui viene dettagliato molto di più la storia di quanto venga rappresentata nel film, e quindi sarebbe poi effettivamente a tutti gli effetti una storia di fantascienza.
però molto, molto, veramente molto affascinante, veramente molto, molto potente. Mi ricordo la musica, ce l'ho ancora, proprio anche la colonna sonora. Sì, la musica anche proprio dell'inizio del film era bellissima, proprio l'inizio era già favoloso. Poi Davide scrive: Time Crime, un film di fantascienza spagnolo sui paradossi temporali senza effetti, lo avete visto? Cavolo, no, non ne hai perso uno, Stefano, se li hai tutti. Beh, io scarico una media di 3-4 film al giorno, anche oggi ho scaricato 3-4 film, tutti, mentre faccio cose scarico sempre film e poi appena mi fermo, mangio, ceno qualcosa, li faccio partire. E questa, tra l'altro, è una cosa che mi è venuta in mente prima quando Roberto diceva che il film, no, ti deve prendere, no? Devi sospendere l'incredulità e devi crederci, no? Ecco, io anche questo, se Idiocracy era, ed è ancora un po', anche se non lo sto usando molto, ma tornerà presto, adesso è il mio biglietto da visita per capire se un'altra persona mi interessa o no, invece se mi interessa un film o no, faccio la prova a cena. Cioè, siccome io magari sto lavorando, sto scrivendo, sto facendo cose, poi devo mangiare qualcosa, mi fermo, mi metto sul divano a mangiare e metto su un film, a caso, no? E comincio a vederlo mentre mangio. Allora, se quando finisce il film, io sono ancora lì che lo sto guardando, mi è piaciuto, no? Se invece finisco di mangiare, porto di là i piatti, li lavo, torno di qua e tolgo il film a metà, vuol dire che non me ne frega un cazzo. Perché? Perché se mi ha preso, io mi dimentico tutto. Cioè, non so più che sono sul divano, no? E quindi, e questo ne ho la riprova, ogni tanto la faccio, la prova, metto su qualche vecchio film. Per esempio, ieri ho messo Il Signore del Male, come si chiama in... No, sì, in italiano è Il Signore del Male, Prince of Darkness di Carpenter, cioè l'ho messo su e poi non mi ricordo neanche cosa è successo, so che è finito il film ed ero lì, cazzo no, perché cioè, quando un film è dopo così, averlo visto magari 27 volte probabilmente. 27? Prince of Darkness credo che abbia sforato le 50-60 almeno, i film che mi piacciono li rivedo spesso, cioè nel senso tanto spesso. Mm-hmm. Però diciamo che nell'ultimo anno e mezzo sì, probabilmente siamo alla 27esima, però la differenza è quella, ecco. Invece su Time Crime, di cui non ricordo un granché in realtà, perché mi ha perché se non mi ricordo un granché, poi non vorrei fare un'offesa al film, perché magari poi lo confondo con una serie di altri, da Loopers a un miliardo di film che ci sono. Questo è un tema sul quale invece vorrei spendere due parole, non so se adesso, magari se volete un altro al prossimo spezzone, che è proprio il viaggio nel tempo. Perché io avevo addirittura preparato una conferenza su questa cosa del viaggio del tempo nella fizione, nella fantascienza, no? Perché secondo me ci sono due approcci fondamentali, o meglio tre approcci fondamentali al viaggio nel tempo, di cui uno solo secondo è quello che mi appassiona di più, però due sono almeno logicamente accettabili, diciamo, e poi c'è il terzo che invece è una cazzata ed è quello che invece va in qualche modo più di moda. Non so se posso, vi va, se spendo qualche minuto a parlare di questa cosa in modo assolutamente sì, diciamo. Assolutamente sì, ascoltiamo con interesse. Ok, allora, no, vabbè, molto brevemente, diciamo, se prendiamo questo concetto, il tempo, vediamolo come una linea, no? Cioè, non mi importa neanche se si potesse andare indietro nel tempo nella stessa linea, avanti e indietro, però è una linea, diciamo, ok, queste sono delle date, ok, questo è il tempo. Allora, il viaggio nel tempo può avere, in termini logici, due possibilità. Uno è l'asola, cioè io sono qua, sono nato qui, arrivo fino a qua, poi prendo un pezzo e vado indietro nel tempo. Dovunque arrivo, io vivo quello che mi resta della mia vita e poi muoio, fine, no? Quindi, cioè, la mia vita è solo un pezzetto che ho vissuto nel futuro e un pezzetto che ho vissuto nel passato, però deve essere sempre stato così. Cioè, nel senso, non è che vuol dire che io in quel passato ci sono già stato. Quando io nasco, 50 anni prima, ero in quel passato lì per il pezzo e c'ero già arrivato con l'età in cui sono andato indietro nel tempo. Cioè, è sempre così. Non è che vado indietro e trovo un passato in cui non c'ero, anche perché altrimenti il futuro sarebbe diverso, nel momento in cui arrivo lì io cambio delle cose, quindi il futuro diventa diverso. Ci sono quei film in cui la gente va indietro nel tempo e dicono non toccare cose, non cambiare troppo, perché sennò incasini il futuro. Ma non ha alcun senso, basta che respiri, basta che ci sei fisicamente, e già stai cambiando tutto il futuro, perché qualunque cosa modifica a catena, all'infinito, tutto ciò che c'è attorno. Quindi se uno può andare indietro nel tempo, vuol dire che c'è già stato. Fine del discorso. Se il tempo... spazio sono una sola linea, ok? E quindi questo è il modello che funziona. E ci sono parecchi film che seguono questo modello, non parecchi, un certo numero di film che rispettano questo modello, in cui di fatti poi la sorpresa finale, che non c'è mai, che non è una sorpresa,
è che scopri che c'era già stato, cioè che era già stato nel passato anche. Che è andato tutto come doveva andare. Esatto, no? Difatti di solito in questi film c'è il tizio o i protagonisti, insomma, vanno nel passato per cambiare delle cose, ma poi non lo stanno cambiando. Ce n'è uno di recente, che si chiama... Cazzo, l'ho visto di recente, non sapevo neanche, l'ho visto proprio per caso, non sapevo di cosa parlasse, l'ho guardato, tra l'altro di un regista anche famoso, non so se di Nolan addirittura, o di qualcuno, cioè, in cui il protagonista è proprio, cioè, tutto un film di spionismo, spionaggio, vate la pesca, cioè, questo tizio è un agente segreto assassino che deve andare indietro nel tempo, avanti nel tempo, tutto il film va avanti indietro nel tempo, entrando e uscendo da sti baricchi qua, e poi alla fine è uno di questi film qua, in cui il passato è sempre stato quello che è, il futuro è sempre quello che è, uno solo, e semplicemente questa gente va avanti e indietro fra sti cerchietti che si chiudono mano a mano e punta, no? È bello, sì, l'ho visto recentemente, Calma, è di Nolan. Mi ricordi più, vabbè. Per dire che comunque non mi ha colpito tanto, perché benché sia almeno uno che rispetta la logica, però narrativamente non è quella sorpresa, cioè nel senso, anche lì, moltissimi effetti speciali, tutta la gente che va avanti e indietro, la vedi girato da un angolo, girato dall'altro angolo, vedi la pesca, però poi alla fine la mordaglia è molto semplice. Poi si chiama Tenet. Tenet. Esatto. Tenet. Poi ci sono degli altri film che trattano il viaggio nel tempo in un altro modo, che ancora è logico, anche se a me irrita un po' di più, e sono quelli un po' alla Interstellar, cioè in cui non c'è solo una linea, di cui fai solo un cerchio e torni indietro, ma ogni volta che uno torna indietro partono universi paralleli. No, secondo me Interstellar l'hanno proprio cannato da questo punto di vista. Come no, guarda, ci sono i fisici che dicono e stradicono che invece taratà funziona perfettamente. Non lo so, secondo me verso la fine si perde. Non essendo neurologo né virologo non voglio andare a fondo sul tema. Però, di fatto, diciamo che ci sono film di fantascienza che la logica la seguono, poi indietro, Terminator. Era un film, il primo Terminator, che rispettava la logica, nel senso che sì, quelli lì erano nel futuro, sono venuti indietro, hanno fatto della roba che provatamente avevano già fatto, perché, vabbè, spero certo di non spiegare Terminator a nessuno degli anni 80, che se l'avranno ormai visto tutti, perché se quello non andava indietro non ci sarebbe mai stato John Connor, quindi è sempre tornato indietro quello, hanno sempre fatto quello che hanno fatto, dopodiché il futuro è andato sempre come è andato, e quelli sono sempre ritornati indietro, e è un cerchietto che sta dentro, un loop, no? che si richiude un'asola nell'arco del tempo. Fine del discorso. Poi ci sono film in cui invece appunto si aprono spazi, per esempio Donnie Darko, che citavi prima, quello è il classico film in cui ci sono universi paralleli. Cioè, ogni tot, poi in Donnie Darko c'è tutta un'iconografia, l'acqua, la gente spaziale, il testimone morente, non mi ricordo più tutta questa cazzo di roba che c'era, per cui ogni tot si apre, sparte un universo parallelo, che poi a volte si solidifica, a volte collassa su se stesso, è disastro, eccetera. Però appunto, quello è un altro modello di viaggio nel tempo, in cui se tu torni indietro nel tempo, il mondo dove eri prima va avanti per i cazzi suoi, senza di te, tu dovunque vai su... apri un'altra linea temporale che da dove tocchi giù, bam, si stacca dalla linea principale, da quella in cui eri prima, e ne fa un'altra, proprio è un altro universo, fine, no? E vabbè, a me non piace molto, francamente, però, devo dire, comunque in termini di logica, sì. Poi c'è il terzo livello, che invece è quello che a me fa girare francamente i coglioni, e che ovviamente è quello che va di moda, e qui siamo a livello di idiocasi, a livello mentale, che è quello di Ritorno al Futuro, in cui io posso anche capire che mi sembra tanto che Roberto sia un fan di Ritorno al Futuro, se non ricordo male. No, non è che sia fan, non credo, no, che sia fan. Una volta ne avevamo parlato, mi sembra che, a parte che c'erano dentro molte cose interessanti. Io sono un fan. L'ho analizzato su per altri aspetti. Esatto. Comunque, beh, adesso non apriamo un'ulteriore parentesi. Dai, dopo tu l'ho analizzato su alcuni messaggi nascosti. Coincidenze. Che erano cose molto interessanti. Però al di là di quella lettura lì, no, restando solo sulla logica dei viaggi nel tempo, Ritorno al Futuro è l'esempio di film in cui tu, cioè, c'è il passato, c'è un futuro che va avanti, poi tu torni indietro, lo cambi, e poi tu addirittura torni al futuro e trovi un futuro diverso, no? Che a livello logico è completamente improponibile, a meno che ritorniamo al discorso di universi paralleli, cioè sei su un universo che si è staccato, perché sennò tutto il futuro in cui eri prima, dove è finito? Cioè tutto quello che è successo in quella direzione, no? Scompare perché tutto torni indietro? Cioè, in teoria c'è il famoso paradosso della persona che andasse indietro nel tempo e uccide suo nonno, e che impedisce a lui di essere vivo e tornare indietro ad uccidere suo nonno, quindi è un problema interessante. Il tema è che tutti questi... c'è il film Loopers,
che vuol dire proprio tecnicamente chi fa Luke, che parla proprio di questo, cioè si scopre il viaggio nel tempo e in futuro e ci sono sti assassini che vengono pagati per andare nel futuro ad accoppare la gente per che dà fastidio. Però, per spezzare una lancia a favore del futuro, c'è una parte in cui Doc Brown gli spiega questa cosa del cambio di direzione, c'è proprio una scena in cui glielo spiega. Sì, quando... cioè il problema esatto, il problema è che se vogliamo essere rigorosi hai perfettamente ragione tu, nel sì. senso che qualsiasi cioè è impossibile che ci sia questo paradosso, ed è impossibile anche viaggiare nel tempo, per inciso, nel senso che non dimentichiamoci che è impossibile andare indietro nel tempo, cioè noi stiamo tutto partendo da una premessa che è sbagliata. Quindi i nostri ragionamenti, che ci devono consentire la sospensione di incredulità, partono dall'ipotesi che si possa andare dietro nel tempo. È chiaro che, visto che l'ipotesi è falsa, tutti i discorsi vanno presi un po' con beneficio di inventario. Il tuo discorso è il più rigoroso. Anche un discorso di quelli tipo ritorno al futuro, chiaramente diventano un po' più fantasy. Però se pensiamo che la premessa era sbagliata, perché non si può andare dietro nel tempo, ci può stare. Diciamo che bisogna fare un'elasticità maggiore, bisogna avere un'elasticità maggiore nella sospensione dell'incredulità. Comunque, Ritorno al futuro era ancora fatto benino in quest'ottica qua, nel senso che aveva una sua coerenza nel momento in cui hai le biforcazioni, che poi essenzialmente il tema è che la cosa corretta, la versione corretta di Ritorno al futuro sarebbe che questi universi paralleli, poi ci dovrebbe stare anche quello invece dove non è successo niente, cioè, però si complica veramente, perché allora si postula l'esistenza di infiniti universi paralleli, ognuno dei quali differisce dagli altri solo per un micro differenza, il che rende, cioè, beh, è abbastanza intrigante, però rende anche un po' tutto possibile, perché nel momento in cui tu hai tutte le storie del mondo coesistenti contemporaneamente su universi paralleli, è chiaro che poi qualsiasi cosa fai è valida, ecco, no? Cioè, io consiglio su questo altro film molto poco noto, che adesso però non voglio sbagliarmi, sì, Coherence, perché spesso dico Synchronicity, invece Synchronicity è un altro ancora, anche quello mi sembra che parli di viaggi nel tempo. Questo Coherence si chiama, è un film semplicissimo, fatto con una videocamera in una casa, con gli invitati di una cena, gran parte delle scene sono state anche improvvisate proprio. Però la storia è molto divertente, molto semplice, ma molto divertente, lo consiglio vivamente. E tratta proprio, diciamo, di un problema come quello di cui stai parlando tu, con in più l'occasione d'oro di passare da uno all'altro di questi piani, di questi universi, creando dei gran casini. Insomma, è molto divertente, molto gustoso, si chiama Coherence. Invece però, devo dire che io su questo mi dispiace, ma devo essere inflessibile, perché... quando mi dici non si può ragionare sulla logicità del viaggio nel tempo nelle finzioni, perché è una premessa falsa, perché non si può viaggiare nel tempo, è un po' come se mi dicessi che allora non c'è niente da discutere se gli zombie possono correre oppure no, perché tanto gli zombie non esistono, i morti sono morti e basta. Sono d'accordo, i morti sono morti, non si rialzano, ma se in un film decidiamo che i morti si rialzano, e allora come, questa roba è una roba che ha specificato bene, so che in questo momento sembro veramente un po' un neurologo, ma Umberto Eco, perché nelle postille Il nome della rosa diceva proprio, attenzione, perché qui non è importante se quello che racconti è vero o non è vero, è verosimile o non è verosimile, è importante che rispetti le regole che hai settato. Quindi se tu metti, lui diceva proprio, adesso non dico verbatim perché non mi ricordo se sono le parole specifiche, però il concetto era, se mi fai un mondo in cui i principi sono rospi e se li bacia una principessa diventano principi, però allora bisogna anche capire se bacia una principessa qualsiasi o se deve essere una principessa bionda o altrimenti bruna, cioè ci sono delle regole, se mi metti quelle sono quelle, non è che poi puoi dire, non so, appunto arriva il paggio di corte, bacia il ranocchio e quello diventa lo stesso un principe, no, allora devi dirmi la regola è che basta baciarlo, o chi lo bacia, in che modo lo bacia, cioè devono esserci delle regole e tu devi rispettarmi queste regole quando me le setti. Allora, se nel film degli zombie mi dici che gli zombie sono dei morti, normali morti, non morti, non so, mega naturali, no? Che tornano in vita, come tornano in vita? Allora mi fai, io so, c'è un virus, entra nel cervello,
insetto che è quello, no? Il rettile che è dentro e si riattiva, ed ecco perché sono anche carnivori, no? Perché altrimenti, perché uno che rinasce dovrebbe aver voglia di mangiare la carne cruda degli altri, no? Non ha senso, però se è il cervello rettile si ricordano di quando erano i dinosauri e quindi ecco che se ne vanno in giro. Ma essendo morti, se anche il cervello, il sistema nervoso, sforza, tira le cose, però tutti i tessuti sono cagosi, cioè allora o gli circola ancora il sangue o no, cioè se mi dici di no, e quando gli tagliano le cose, no, allora è evidente che devono muoversi a scatti, se corrono dovrebbero correre come degli stecchini ambulanti e cascare ogni 4 secondi, quindi è da, cioè, per quello che uno mi può dire, oppure mi cambi le regole, mi dici no, questo virus è una roba simile alla rabbia, quindi non sono davvero morti. Sono un po' come appunto i malati di rabbia che impazziscono, cioè i malati, gli esseri umani malati di rabbia no, ma gli animali malati di rabbia che impazziscono, no? E diventano aggressivi. Allora certo che ti corre dietro come un pazzo quello lì, e se gli spari magari non cade, però se è un morto, cioè se è un malato di rabbia, se tu gli spari, gli monchi un braccio, perde sangue, muore, punto, no? Se invece è già morto, allora certo che gli puoi sparare 100 colpi, anche la testa da sola continua a cercare di morderti. Insomma, bisogna rispettare le regole, anche se sono regole irreali. Comunque devo ammettere che devo darti ragione, perché in effetti a me piace il Ritorno al Futuro perché è molto divertente, però da un punto di vista di rigore devo ammettere che hai ragione, e lo posso testimoniare anche con la mia opera, perché l'unica storia di... ma forse non è l'unica, comunque l'unica che mi ricordo in questo momento di storie di viaggi nel tempo che ho scritto io stesso, che è The Beloved Time of Their Lives, è scritta solo in inglese, non esiste in italiano, l'ho scritta insieme a John Watson, parla di viaggi nel tempo e sono tutti coerenti nella misura in cui la linea temporale non cambia un bel niente, è tutto intrecciato in maniera rigorosa, cioè quindi lo stesso universo e quello che succede nel passato e quello che succede nel futuro non sono in conflitto, eccetera, eccetera. Quindi, in effetti, è così, cioè, quando poi si fa una cosa come si deve, bisogna farla così. Tra l'altro, quel film, quel racconto ha anche vinto il BSFA Award, il British Science Fiction molto bello anche, Association molto Award. Bello. Ah, l'hai letto? Eh sì, me l'hai mandato tu. Ah sì, te l'ho mandato, ma non esiste in italiano. Me l'hai mandato in inglese? Ah, ecco, sì, appunto, sì, sì. Se quel racconto esiste in 6-7... perché io l'ho scritto in inglese... No, chiedevo a Luca. Leggi in inglese? Per forza, se mi manda un... Ma sei neurologo? Guarda che ti capita la virologia. Sicuramente non posso leggerlo in tedesco, sei in inglese. Ti sei preso la virologia, guarda, fatti un tampone domani perché ti sei preso la virologia. No, ma infatti parlavamo quella volta che me l'avevi mandato e dicevamo appunto del fatto che Roberto Quaglia come scrittore è conosciuto all'estero e non è conosciuto in Italia. Sì, quel racconto è abbastanza emblematico, interessante, adesso lo dico per perché ha vinto questo premio, che è un premio importantissimo, giusto? Parliamo, questa qui è la fantascienza sociologica, cioè ne parlo proprio perché permette un'analisi sociologica della fantascienza, mettiamola così, invertiamo i fattori, perché quel racconto esiste in 6-7 lingue ormai, cioè è stato tradotto, perché avendo vinto quel premio l'ha tradotto in giapponese, in spagnolo, in russo, in ungherese, cioè in un sacco di lingue, ma non in italiano, che è la mia lingua. Ora io, mi diranno, perché non lo fai tradurre? Io che c'entro io? Io l'ho scritto, me ne frega niente che sia leggibile dagli italiani, se qualcuno lo vuole tradurre. Sono passati 11 anni fa ha vinto il premio, e non esiste ancora in italiano, è abbastanza curioso, quindi se lo volete leggere lo potete cercare, si trova su internet in rumeno, è pubblicato su riviste su internet in rumeno e in spagnolo, per l'inglese invece dovete trovarlo stampato su carta così come nelle altre lingue, in italiano dovete sedurre un editore. Invece Gwen scrive: due film particolari, Hypercube e Il Buco. Il primo è più psicologico, Stefano già annuisce, il secondo è un horror a carattere sociale. Che ne pensate? Grazie Luca. Il Buco è bellissimo. Il Buco l'ho visto da poco, due volte tra l'altro, ed è sociale, cioè sì. Nel senso, si può considerare una sorta di fantascienza, nel senso che un mondo del genere credo che non esista in quei termini, ma da un punto di vista metaforico è il nostro mondo, chiaramente. Quindi è un film bellissimo, spagnolo. E Hypercube,
Non mi ricordo che mi avesse entusiasmato per nulla. Credo che l'ho visto da poco, tra l'altro, ma me lo sono dimenticato. Tipo una settimana perché fa. Non è il seguito del, di Cube, sì. The Cube. Sì, il cubo era bello, il cubo era bello, sì, ma poi il cubo non era male, sì. Ma poi quelli sequel perdevano qualsiasi senso, lo so. Non ho detto niente. L'inizio di The Cube è pazzesco, cioè veramente parte come una bomba atomica, veramente. Ma succede a volte che alcuni film ispirati, veramente brillanti, poi per ragioni commerciali ottengono un sequel o addirittura un terzo sequel che poi fa schifo, perché cioè, gli sceneggiatori devono inventarsi una storia senza quell'ispirazione iniziale, no? È anche il caso di Matrix, che il primo film era bello, a me era piaciuto. Il secondo e il terzo sono inguardabili, non vogliono dire niente. Esatto, non sono riuscito a guardarli, dico la verità, lo dico qua di fronte a tutti, non sono riuscito a guardarli. Io li ho guardati, non mi hanno entusiasmato tanto, però hanno una splendida colonna sonora. Questo devo dirlo, ce l'ho tutta di tutti e tre i film, effettivamente vale la pena. Allora andrò a ascoltarmi la colonna sonora, non credo che mi guarderò il film però. No, io il secondo e il terzo ho deciso che non li riguarderò mai più. C'è anche un tentativo di introdurre alcune tematiche interessanti di metacomunicazione, soprattutto nel secondo, quando incontrano il francese lì, che è, non mi ricordo più l'attore che lo fa, ma quello che ha la Bellucci di fianco nel ristorante, sempre dentro Matrix, no? E fa tutto un discorso che diciamo è interessante dal punto di vista metacomunicativo, cioè come dire, io parla di processi anziché di contenuti, anzi quando loro gli chiedono di parlare sui contenuti gli dice se mi parlate di questa roba qua non c'è neanche lì, cioè andatevene fuori dai coglioni perché non sapete neanche perché siete qua a questo punto, no? E questo è, diciamo, se vuoi, l'unica cosa che ho trovato particolarmente interessante Ma infatti è l'unica cosa che ricordo di tutto il film, credo. Perché quello era un momento. Lo stiamo demolendo. No? Sì, ogni tanto ci hanno avuto quei 5 minuti di sceneggiatura funzionata, ma credo che fosse un caso, perché no. Se tu hai un film che è orribile, cioè quando tu fai a casaccio, no, 100 idee di sceneggiatura, per sbaglio una ti viene brillante, no? Invece c'è. Allora, un altro film che mi ero segnato il nome. Per un motivo specifico, perché è una storia questo film qua, come al solito, mille mondi estate, mille mondi inverno dell'Urania, mi sono letto un racconto che si intitolava Story of Your Life, di un sino-americano, credo, o coreano-americano, insomma, un nome tipo Ted Chiang o qualcosa del genere, Ted Chiang, che mi aveva colpito tantissimo, un racconto veramente bellissimo. È difficile darne qualche indicazione senza spoilerare, un racconto breve di fantascienza, ma io lo straconsiglio. Il titolo è Story of Your Life, lo trovate sicuramente, addirittura penso anche online, non è tanto lungo. E in italiano era tradotto Storia della tua vita, e parlava dell'arrivo di questi alieni e dell'avvio di una comunicazione. La protagonista è una esperta di lingua, che viene interpellata assieme a tutto un team di scienziati in tutto il mondo per prendere contatti con questi alieni che sono molto comunicativi, molto amichevoli, ma parlano ovviamente una lingua diversa, sia scritta che parlata. E nel racconto si sviluppa tutto un discorso interessante su come noi formiamo il linguaggio a descrizione della nostra percezione della realtà, del tempo, in base anche alla nostra biologia, e basta. E poi adesso non vi dico altro, perché però veramente, veramente molto, molto tosto. E mi era piaciuto così tanto quel racconto che a distanza di anni io me lo rileggevo spesso, io ce l'ho qua dietro, ce l'ho questi qua, e ogni tanto ripesco, prendo, mi rileggo un po' di questi qua. Me l'ero riletto qualche anno fa, adesso non so di che anno è questo qua, potrebbe essere 2014, 2015, 2016, ma abbastanza recente comunque, no? Forse 2017 addirittura, e l'avevo letto da poco, era venuto a trovarmi un'amica e gli ho detto, stavamo parlando di libri, di racconti, di romanzi, ho detto guarda, c'è un racconto bellissimo, devi assolutamente leggere, e le ho prestato quel libro lì. E lei, tipo, 2 giorni dopo mi dice: guarda, che sta uscendo il film. Ed era il film fatto da Villeneuve, tra l'altro, che è The Rival, che non è un gran film, anzi, fa un po' cagare, nonostante gli attori eccezionali, il regista eccezionale. Perlomeno a me ha fatto cagare, perché conoscendo il racconto, purtroppo nel film il 99% di quello che c'è nel racconto scompare.
ci sono addirittura delle cose che nel racconto non ci sono, sono state messe proprio per fare il film, per metterci un po' di pepericchio, no, nel film. Ma veramente il racconto vale tantissimo la pena, lo straconsiglio. Per cui, di nuovo, devo dare ragione a Roberto, a fantascienza scritta, quando fantascienza fatta sul serio è tosta, purtroppo vince su quella filmica quasi invariabilmente. E già che ci perché sono... dici purtroppo? Perché dici purtroppo? Quella la possiamo scrivere, mentre un film non abbiamo i mezzi per farlo. No, dico purtroppo perché nel momento in cui appunto si ha la possibilità di realizzare qualcosa di filmico, si ha la possibilità di mandare, per esempio, sai cosa mi manca tantissimo nello scritto? Le musiche. La musica è un commento enorme in termini emotivi. Prima parlavamo di Westworld, no? Le scene in cui ci sono quei dialoghi, no, tra la giovane replicante, diciamo, no, e l'istruttore progettista, no? Cazzo, la musica che c'è sotto, io ancora adesso se la sento mi commuovo, è una trasmissione emotiva potentissima. Ci sono musiche di film dell'orrore, pensa a Profondo Rosso, ancora quel din 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 da bambino handicappato, ma cazzo, quando la sento mi viene ancora il tremore adesso, no? Cioè veramente le musiche la musica di Fuga da New York, io la so memoria ovviamente perché sono appassionato, ma in generale queste musiche qua ti inseguono per tutta la vita, commentano e vengono dai film, cioè sono accompagnati. Mm-hmm. Ecco, nei racconti, nei romanzi non c'è, la metti tu, no? Io quando leggevo, sì, Elroy mi mettevo sempre blues, jazz, no, anni 50 per stare nella cosa, no? Poi, quando mi è capitato di vedere LA Confidential, l'ho fatto in film, ho visto, apprezzato proprio che c'era un po' di quella musica lì, un po' poca, cioè, sarebbe voluta un po' di più, però ecco, nel film c'è questo, sai, che è tanto, fa tanto, perché il resto è vero, la tua immaginazione lavora, ma... Sì, anche solo la sigla di Westworld, devo ammettere che era una cosa che guardavo tutte le volte con devozione, sia per la musica che per le immagini, cioè un capolavoro, la sigla stessa, no? Infatti uno pigro guarda solo la sigla. Beh, se vogliamo fare una compilation delle sigle, devo citare di nuovo Le Revenant. Guardatevi la sigla di Le Revenant, la musica è di un gruppo che mi piace anche molto, ma che adesso è l'Alzheimer oramai, nonostante io... L'Alzheimer era un'altra grande sigla, no? Però adesso non me la ricordo. La serie Alzheimer, non mi sembra che... Quante puntate erano? Adesso ma sei sicuro di non essere neurologo? Ma l'ha già fatta, no... Adesso non mi... cioè, ma in che lingua era? Non mi ricordo neanche io. Era un cartone animato. Ma di cosa stavamo parlando? Ho un vuoto di memoria. Ma tu come ti chiami? Scusate, che cos'è questa? Una riunione? E cosa ci faccio io qui? Entro il broadcast, si finisce, si spegne qua la diretta, vero? Ok, ciao a tutti. No, comunque, invece... guardatevi la sigla di Le Revenant, perché immagine e musica da sola uno dice, no, io questa serie la devo vedere. E fino al settimo episodio potete ancora vederla, sei e mezzo, diciamo, metà del settimo episodio. Poi basta, poi fate mancare la corrente, andate all'estero, non guardatela mai più e ricordatevi solo come di un amore giovanile. Abbiamo allora, ancora spettatori o sono tutti scappati? No, ce ne sono. Intanto segnatevi questo. Io questo adesso vado a caccia. Mi raccomando, com'è? Beh, ma lo trovate. Vado a caccia? Basta ordinarlo. Non me l'hai data? Non lo trovate nelle librerie italiane? Quello no, purtroppo. Quello è difficile da trovare, adesso non so come si fa. Comunque bisogna venire in pellegrinaggio da me, magari. Sì. Se non ancora un paio di cose. E, ragazzi, sono 2:20, qua ci sono un sacco di proposte di film, di considerazioni. Proposte di matrimonio, non so. No. Beh, se vuoi, secondo me qualcuno arriva, Qualcuno si tratta di birra e pranzi, io sono dispostissimo. No, scrivono un ultimo commento su questo film, anche se potremmo spenderci una puntata intera su Inception. Vediamo se trovo il cazzo, maledetti, lo volevo dire prima. No, beh, l'hai citato, lo hai citato prima. Ma era uno dei film che mi ero proprio messo cazzo, non dovevo troppo più dirlo. Inception, secondo me, è l'esempio del film bello. Ma proprio dappertutto, in tutto, per tutto, non c'è un cazzo di angolo in quel film in cui trovi qualcosa che... Non lo considero un capolavoro, ci sono dei film che mi hanno emozionato di più, ci sono dei film che hanno un respiro più grande o che tirano più alto ancora, però cazzo è bello, è fatto bene, recitato bene, la storia fila, funziona tutto sotto tutti i livelli narrativi, sia quello, diciamo, lineare, sia quello che è invece le riletture, no? Cioè... Per intenderci, Matrix, che sicuramente sotto tanti profili è un capolavoro ed ha
direi proprio anche un respiro più ampio, forse quell'aria ribellistica di fondo, quella, lo sdoganamento del complottismo, no? Cioè che in qualche modo finalmente dice: ma vi svegliate o no? Lo vedete che quello che state guardando è finto. Cioè, insomma, per cui ecco, in questo senso sicuramente è più potente ancora, ha più ritmo, ci gioca di più, però ecco, secondo me Inception è fatto ancora meglio, cioè ancora più curato, lineare, completo. Difatti il finale di Inception è una cosa che veramente uno si può rivedere all'infinito, cioè intendo dire... Secondo me, Stefano, sono due livelli completamente diversi. Io l'ho già detto in altre occasioni, non sono un grosso appassionato di Matrix, però Inception secondo me è qui, cioè proprio alto come film. Inception ha un livello allegorico, scusate, è l'unica cosa che posso dire, interessante, per il fatto che alla fine ti rappresenta questo entrare nella mente delle persone per depositarvi alla fine qualche micro elemento di manipolazione, che poi è quello che ti cambia il comportamento, che è quello che in un altro modo, perché non ci entrano dentro la testa con quel sistema fantascientifico, ma ci entrano nella testa in altri modi, modificano evidentemente le azioni di tutti noi. Cioè, quindi noi abbiamo adesso una situazione come quella di Inception, che vista a livello allegorico è la storia di quello che avviene nel mondo, anche se senza tanti artifici fantatecnologici, semplicemente con l'opera di persuasione occulta dei multimedia, degli audiovisivi veicolati dai mass media, no? È interessante, può darsi che sia una coincidenza questo livello allegorico, eppur si muove. Sai cosa, Roberto, mi fa veramente impazzire di Inception? Che oltre a darti questa lettura, no? questo hint, diciamo, se vuoi, su questa possibilità, è anche ha uno spirito da relativismo assoluto, quello che piace a me proprio in termini relativi. Perché? Perché lui comunque, soprattutto nella scena finale, no? Quando fa girare la cosa e poi se ne va senza guardare se si ferma o no, a un certo punto durante il film poi te lo dice proprio. Lui, quando incontra Mal, mi pare si chiamasse la tipa, no? La sua ex moglie che vive nei suoi sogni, nel suo subconscio, no? A un certo punto la sua ex moglie morta dal suo subconscio lo guarda e gli dice: ma la pianti di raccontarti balle? Ti sei inventato sto personaggio che scappa attraverso gli stati inseguito dalle multinazionali, ma come sei arrivato qua? Non ti sei accorto che questo, cioè praticamente ti stai dicendo, non ti sei accorto che stai sognandola sta cosa, tutta questa cosa, cioè tutto questo film, no? Lo dice il protagonista, no? E questo è interessante, perché lui resta sempre sul filo di questa cosa, anche quando ti narra metaforicamente che ci stanno ricostruendo, no? Che ci stanno inducendo, che tutto è una manipolazione di... Poi alla fine il concetto, ma non è che siamo noi a manipolare noi stessi dentro tutta questa cosa qua, perché alla fine dei conti è dentro la nostra mente che succede, no? Quindi chi più di noi ha accesso a sta roba per negare o allontanare qualcosa? Difatti Mal nel film glielo dice, gli dice: non è che stai facendo tutto questo solo per allontanarti dal fatto che tua moglie è morta e non vedi più i tuoi figli. Cioè non è un modo di nasconderti, no? Creare attorno a te tutta questa realtà. Per cui c'è questo gioco costante di... questa è una buona lettura. Cioè non ti dicono mai alla fine era così, no, era cos'ha, no? Cioè non c'è il giusto e lo sbagliato, c'è il sono cazzi tuoi, cioè devi deciderlo tu, devi sceglierlo tu, che è la cosa più bella di tutte. È molto meglio, secondo me, del messaggio, diciamo, tecnicamente complottista, cioè quello del film che ti dice, non so, Lord of War, no? Cioè, che alla fine praticamente dice il mondo è una merda e è tutto un sistema fatto apposta perché continui ad esserlo, gli idioti sono quelli che non lo capiscono, no? Che se vuoi a livello consapevole è una visione che io condivido e penso più o meno anche tu da quello dagli discorsi che abbiamo fatto, no? Però anche i nostri discorsi in fin dei conti sono una creazione della nostra mente, cioè sono una nostra ottica, no? Che potrebbe essere ingannevole, no? E questo è un'automanipolazione, no? Praticamente, Stefano. Ma questo c'è anche in A Scanner Darkly, c'è tantissimo in Dick, no? Cioè, e c'è in molti degli altri film in varia forma che abbiamo visto. In un certo senso questa è proprio, se vuoi, la distinzione tra la fantascienza o la narrazione fantascientifica o filmica più banale, no? Più quella che io chiamo sempliciotta, no? Quella in cui c'è il buono, il cattivo, ecco come stanno le cose, no? Cioè, può esserci un grande inganno, un piccolo inganno, ma non importa, tu lo sai la verità, scopri, combatti i cattivi e poi o vinci o perdi, ma yeah, no?
E poi c'è quella in cui non si capisce più un cazzo, non capisci più bene chi è buono, chi è cattivo, se tocca a te, cioè te lo lasciano a te, no? Sia nello scritto, sia nel film. E questo in Inception secondo me è veramente centrato, riesce a farlo con una raffinatezza tale per cui anche lo spettatore non particolarmente raffinato gli resta un po' la sensazione. Sì, qui diciamo che quando si riesce a trascendere appunto questa rappresentazione banal dualistica dei buoni e dei cattivi, allora finalmente si inizia a parlare di qualcosa che abbia a che fare vagamente con la realtà, perché prima siamo nel mondo dei cartoni animati. Quindi parliamo di cose per adulti e sono perfettamente d'accordo con te che era ora che si iniziassero a vedere cose del genere. E tra l'altro questo approccio credo che sia stato alla base del grande successo, per esempio, della serie Game of Thrones, no? Il Trono di Spade, perché è un film che inizia con l'illusione che ci siano i buoni e i cattivi, perché all'inizio ti rappresentano queste due famiglie che si scontrano, che poi diventano più di due, come quelle sono quelle buone, quelle sono quelle cattive, e poi si scopre che non è esattamente così e in effetti i buoni e i cattivi nella realtà non ci sono. E anche quando ci sono, comunque sono cattivi così, insomma, sempre solo secondo un certo punto di vista, ecco, sono cattivi in modo magari ineluttabile e quindi non colpevole realmente, no? Cioè è abbastanza interessante e tra l'altro analizzare Game of Thrones di nuovo ci pone, ci rimette in contatto con un altro argomento che avevamo detto prima, che sì. Adesso non so quante erano le stagioni, 7 mi sembra, no? Quelle che siano. Comunque l'ultima stagione era meno coerente delle altre perché non era stata scritta dall'autore, nel senso che tutti i libri e tutte le stagioni sono tratte diversamente dalla maggior parte delle serie che sono fatte da dei pool di sceneggiatori. Game of Thrones, ogni stagione è tratta da un libro alto così, di 600 pagine rotte, scritto nell'arco di anni e anni da George R.R. Martin. Tranne l'ultima stagione, mi sembra forse anche, adesso non mi ricordo se la penultima anche, ma perché non era ancora arrivato a scrivere il libro rispettivo. E allora si vede che nonostante fosse in qualche misura supervisionata dallo stesso Martin, la trama dell'ultima stagione ha dei grossissimi buchi che poi magari sfuggono allo spettatore disattento, ma non a quello attento, e sono buchi dati dal fatto che non c'era nessun libro dietro. Gli sceneggiatori sono arrivati e hanno fatto una storia un po' ritagliata con l'accetta. Ho passato un meme, sono andato a cercarlo perché... Puoi condividerlo se vuoi, se ce l'hai sul computer. Volevo che lo mettevi a video, te l'ho passato in link per la chat interna, perché secondo me questo meme rappresenta bene il discorso che ha fatto adesso Roberto. Se è piaciuto arrivare prima, al tempo a farlo vedere mentre parlava ancora, vediamo, secondo me, quando me l'ha fatto vedere ho rotolato, ero un po' in terra. Devo ammettere che... Scheda Chrome, io... Dovresti poterlo vedere. Stagione di Game of Thrones. Bella, veramente molto significativo. È bella, bella. Sì, esatto. Credo che rappresenti perfettamente. Ma invece avevo letto un articolo che analizzava seriamente il concetto, nel senso che oltre a un'analisi, diciamo, iniziale, facciamo proprio un'analisi metasociopsicologica, spiegando, e che è stato tratto abbastanza interessante, che quello che è andato deteriorandosi e che poi è mancato completamente alla fine era diciamo il rapporto tra gli individui e i contesti, nel senso che tutte le prime stagioni si orientano, hanno un fortissimo orientamento in base al contesto, per cui ci sono gli individui che hanno le loro volontà, ma che gli piaccia o no, devono comunque fare i conti con dei contesti, che sono quelli di queste relazioni di potere, le loro famiglie, i gruppi, gli impegni, i debiti, sono tutte le situazioni di cui. Per cui sulla base di quegli equilibri il ruolo dei personaggi è molto limitato, si dibattono però in maniera limitata all'interno di queste situazioni, tant'è che spesso fanno delle scelte che neanche loro desiderano, si capisce chiaramente che non ne sono contenti, però invece mandando avanti fino alla fine invece
ogni personaggio fa quel cazzo che gli viene in mente, quando gli viene in mente, come gli viene in mente, e le storie si modificano, e tutto lo assetto si modifica sulla base di quello che fanno loro, quindi si inverte proprio il rapporto, no? E ancora una volta passiamo dal film di fantascienza in cui la storia, no, ha una sua coerenza e i personaggi devono ubbidire a quella coerenza, a una storia in cui i personaggi fanno quel cazzo che vogliono e la storia si stravolge per far vedere che begli occhi o che belle tette che c'è quella lì, no? E questo è l'incubo, no, della deriva narrativa in generale, non solo della fantascienza. Prima parlavamo degli effetti speciali, che sono, se vuoi, col loro boom boom, no, la dimostrazione plastica di sta roba. Manca la storia, i personaggi hanno lo spessore morale o psicologico di un sottobicchiere, però è pieno di esplosioni, poi c'è il loro affare liquido che si trasforma e diventa un cyborg e quindi è viva, no? Che è veramente idiota, se ti brucia la macchina e tu dici wow, guarda come brucia, non c'è, capito? Che festeggiamo. È bruciata anche meglio che prima, l'ho visto. questa esplosione era migliore, l'ho visto. Sì. Però questa cosa per me è angosciante, nel senso che in termini di, cioè, il fatto che la narrativa sia scritta, sia quella filmica, non vada instupidendo, no? Presentando personaggi, modelli, relazioni più stupide, ti fa pensare che anche gli individui, in termini complessivi, stiano coltivando l'idea di se stessi e degli altri come individui dello spessore di un sottobicchiere, per cui poi i dialoghi che hai al bar, adesso al bar non ci puoi neanche più andare, figurati. Però diciamo, i virologi al bar, no? Esatto, i dialoghi che hai con i virologi di strada, no? sono oramai del livello dello spessore di un sottobicchiere dappertutto, su tutto, cioè porca puttana, questa cosa è spaventosissima, e i social la stanno rendendo regola proprio, nel senso che se tu scrivi un post impegnativo non te lo fanno, non fanno vedere, no? Quindi, cioè, va da sé che tutti devono gattini, esplosioni, fine. Cioè, il mondo del futuro sarà fatto di gente che quando si incontra fa miau miau boom e poi se ne vanno a casa. Ma infatti anche la letteratura del futuro probabilmente consisterà in tante esplosioni, ci saranno un sacco di pagine con dei grossi boom, no, che occupano tutta la pagina, così non riesci anche a leggere un libro di 600 tipo pagine. Totalmente onomatopeico, totalmente. Sì, esatto, no, ogni tanto c'è anche un pensierino, una vignetta. Comunque devo ammettere che hai rappresentato molto bene l'epopea della serie, della saga Il Trono di Spade, come passaggio da una serie di contesti che determinano le azioni e che è la grandezza di quella serie all'inizio, dove i personaggi obbediscono al contesto, quindi obbediscono alla storia, sono schiavi della storia, che è così che poi di fatto si consuma il mondo, si sviluppa il mondo, e invece poi progressivamente mutano nell'universo hollywoodista romantico tradizionale, dove i personaggi inseguono le proprie prerogative, cioè quindi non sei più schiavo della storia ma diventi artefice del tuo destino, che è la solita stronzata pseudo-romantica hollywoodiana, togliendo tutto il fascino che aveva Il Trono di Spade prima. Guarda il parallelo tra, anche proprio nel mondo della favola, no? Stando Il Trono di Spade comunque è fantasy, ma andando proprio sui supereroi, per esempio, che adesso sono un temone, no? Watchmen e Avengers, cioè è la cosa buffa che poi anche negli Avengers, no, con Civil War, queste cose qua, ti fanno anche il drammone, le posizioni diverse, l'incertezza, non l'inganno, ma le posizioni diverse, contrapposte anche all'interno dei buoni che lottano tra loro, entrambi pensando di essere nel giusto, ma entrambi, cioè, che poi è tutto finto, come proprio, certo, detto, spessore del sottobicchiere, oppure Watchmen, dove invece ci sono questi qua che sono supereroi, hanno chi più chi meno potere o capacità, eccetera, ma sono pieni di debolezze, vizi, contraddizioni. Cioè, quello più a posto di tutti è Rorschach, che è un cazzo, uno psicopatico, complottista, tra l'altro, giustamente. E ovviamente io mi ci trovo a mio agio, però diciamo che ammazza la gente, cioè, ed è quello messo meglio, quello più a piombo. Beh, basti pensare che la differenza della genesi dei due prodotti, perché i supereroi classici erano prodotti, erano stati concepiti da Stan Lee per quello che riguarda Marvel, che erano letteratura per bambini essenzialmente all'epoca. Io da adolescente me li divoravo, no? Quindi non ci sputerò certo sopra, però Watchmen è stato scritto da un grande anarchico
personaggio molto eccentrico, Alan Moore, che ho anche avuto il piacere di conoscere in un paio di occasioni, che è molto difficile perché è un individuo difficilmente prendibile, nel senso che lui non voleva neanche essere menzionato nei film tratti dai suoi fumetti. Lui li chiama fumetti, li chiamano graphic story per nobilitari, ma dice, ma io faccio fumetti, no? Nel senso, poi sono dei capolavori, ma alla fine è tutto brillante. Ecco, mi sono rotto anche la cuffietta, per cui adesso non so se riuscirò a sentire. Ci senti? Ci senti? Forse vi senti. Sì, bene. Maledetto. Vabbè, e questo dimostra, pensate un pochettino, gli incidenti della vita. Tu parli e poi arriva il fulmine divino e a un certo punto tutto è finito. Io me la sono cavata con la cuffietta che è caduta. Pensa se eri un neurologo. Sì, sì, esatto. No, io adesso sto molto attento, no, succedono queste cose. Allora, qua va bene, adesso ci fermiamo perché qua continuano ad arrivare nomi di film. Ma no, dai, è bellissimo. Io mi rendo conto che i miei vicini mi odieranno. Roberto sarà stanco, però. No, ma è vero, siamo 35 minuti oltre le 22. Tu, Stefano, hai rischi. No, nel senso, se ci sono... io ti chiederei una cosa, se siete... C'è qualche virologo tra il pubblico, non so, magari. Questo è importante. Questo sarebbe molto importante saperlo. Anche per capire se... Molta gente crede ormai di essere un virologo, cioè nel senso proprio diventa un virologo... Ma guarà che credere è un po' essere, per cui cioè, è diciamo, quello il fatto. Se io per esempio, dopo questa serata, credo di essere un critico cinematografico, quindi c'è proprio abbiamo un critico cinematografico del critico. Io in realtà faccio questa trasmissione solo per non diventare un virologo. È un percorso preventivo che ho scoperto che funziona. Cioè, io più faccio questa trasmissione, meno mi virologizzo. Ti medesimi. Il problema è che se dici che è preventivo e funziona, lo rendono obbligatorio, quindi saremmo costretti tutti a venire in trasmissione una volta alla settimana per mantenerci in salute. Comunque no, io proporrei una cosa, se vogliono nel pubblico, eccetera, se ci lanciano dei titoli, anche proprio solo tipo un aggettivo, una battuta, no? Un, due, tre, così. Beh, titoli ce ne sono. Gioco premio, a quest'ora si può fare. No, beh, prima avevano scritto per esempio l'invasione degli ultracorpi. E quale? Sì. Ce ne ha fatti un paio. Sì. Poi la guerra abbiamo del libro originale. Parlano della guerra dei mondi, però di Orson Welles, PZ chiede. E anche di quello abbiamo accennato molte volte con Roberto nei vari... I trifidi di Widam. Nei vari conoscenze. Qualcuno scrive il cartone Aeon Flux, ve lo faccio vedere perché io non lo conosco. Aeon Flux, non era male. Mi ricordo che mi era piaciuto, però me lo sono dimenticato. Ah, ecco, no, questo devo dirlo. Me l'ho segnato, ovviamente me lo sono dimenticato, e lo segnalo a tutti. YouTube, che è un posto molto bello, gestito da persone molto, molto intelligenti, questo non lo metto in dubbio. Sono quasi virologi. Però a volte fanno degli errori tipici dei neurologi e dei virologi, cioè fanno degli errori. Però, nonostante questo, sono un posto che ospita una cosa fantastica, ve la devo segnalare, si chiama Dust, D-U-S-T, Dust come polvere. È un canale YouTube che ho scoperto non tanto, un mesetto fa, e me lo sono divorato. Ci saranno, adesso non so, un centinaio più di cortometraggi. Alcuni... tutti di fantascienza, alcuni veramente belli, altri insomma un po' banalotti o eccetera, però alcuni veramente veramente tanto belli. Sono tutti, durano dai 4, come hai detto che si chiama, scusa? Ai massimo 20, 30 minuti, quel più lungo che ho visto forse 38 minuti, ecco, no? Si chiama Dust, D-U-S-T, è un canale qua su YouTube che mette sti cortometraggi, non è che li fanno, alcuni li producono proprio loro, c'è scritto produzione, Dust, eccetera, altri invece sono di tizi, e di solito c'è sempre scritto chi è il regista, addirittura scrive anche o sta nei commenti se vuoi chiacchierare, no? Alcuni veramente, ma veramente sono belli. Adesso purtroppo non ho qua i titoli, i nomi, me ne ricordo un paio che più che belli erano divertenti, no? C'è uno che si chiama Workplace, The Workplace, mi è rimasto impresso perché è particolarmente divertente, a parte che è fatto bene anche proprio i colori, le cose, sono tutti amatoriali tra l'altro, cioè c'è anche ogni tanto qualche attore professionista, però diciamo che è una rarità. Aspetta che provo a condividere lo schermo per vedere se ho il canale giusto.
faccio volentieri un po' di pubblicità a questo è canale questo? perché, esatto, sì, è questo. Perché veramente molti di questi prodotti qua, secondo me, sono pregevoli, valgono la pena. E lo consiglio ovviamente. Ecco, per esempio, quello lì l'avevo visto, adesso il titolo mi è sfuggito, Ra, quello lì sopra. Non, allora, non è particolarmente, però è fatto abbastanza bene in gran parte in computer grafica, però insomma abbastanza bene. Ce ne sono anche alcuni che non hanno aspetti di computer grafica. Ce n'è uno, Una settimana con Rebecca, mi sembra, A Week with Rebecca, che era anche quello abbastanza carino. Sono ovviamente, molti dei temi sono già trattati, sono temi ultra noti, i cloni... Ce ne sono un sacco proprio. Sì, ce ne sono tantissimi. Vedete le durate, durano veramente relativamente poco, cioè da pochi minuti a... Molti hanno il difetto fondamentale questa che qua. Sono... È Week with Rebecca, questa qua. Ecco, quello anche è uno dei primi che ho guardato, mi è piaciuto abbastanza. Poi ce n'è un altro, cazzo adesso non mi ricordo più come sentire, è quello di quelli che... padre e una figlia che restano chiusi in casa. È divertente perché non uscire dalla casa. In Inghilterra, in un futuro, in un passato alternativo, perché alla TV si vede roba che sembra anni 50, proprio. Anche quello è carino, so adesso il titolo, maledizione. Comunque, vabbè, io invito chi vuole a farsi ogni tanto i giretti e a vedersene qualcuno, anche perché veramente durano. È fatto minuti, bene perché sembra veramente carino. Qua sì, scrivono, sì. Sono molto, sono Stranger molto Things. Ah, Stranger Things, la serie. Vabbè, che dire, divertente, ovviamente bellissimo il fatto degli anni 80, ti ritrovi nell'infanzia. Penso che anche tu, Roberto, l'hai vista Stranger Things? Ho visto solo il primo episodio, ma non mi ha entusiasmato, allora poi ho smesso, poi magari diventava bello dopo, non so. Ma in realtà peggiora. però allora ho fatto male a smettere. No, nel senso che, secondo me, allora è abbastanza divertente la storia in generale, dall'inizio alla fine, eccetera. Però... anche lì, verso la fine, l'ultima puntata, l'ultima o le ultime, veramente si va a catafascio. Cioè, nel senso che alcune premesse che prima sembravano una roba impossibile da fare, poi invece viene fatta senza neanche che ti fa vedere quando e come l'hanno fatta, no? Cioè, sai, tipo, non so, una serie in cui, cazzo, c'è un portone con delle punte, non puoi passare, non si può passare, poi a un certo punto uno era di lì, poi è di là. E dice, che cazzo fate? È passato dal portone? No, ma non importa. Di là e dopo... che cazzo? Ci siamo persi un pezzo. Cioè, io veramente, quando ho visto l'ultima puntata, sono tornato indietro a vedere se mi spiegavano perché è successa una roba che prima non poteva succedere, no? Per cui, ecco, diciamo che... Però, insomma, i personaggi sono divertenti, la storia è divertente, molto semplicistica. È un po' una parodia di una storia di fantascienza. Francesco scrive che con la terza stagione si sono un po' persi. Ah no, io mi sono fermato, forse ho visto qualche pezzo della seconda, ma non sono neanche andato avanti. Cioè, la prima ha un suo senso, trovo anche abbastanza divertente. Di nuovo, con un forte elemento di... Com'è che si chiama? Sospensione della... Incredulità. Incredulità. Che bel termine. Poi qualcuno scrive, Gwen, Contact con Jodie Foster. Io non l'ho visto, o forse sì. Devo averlo visto all'alba dei tempi, adesso non me lo ricordo più. A me viene in mente un altro era di Sagan, era tratto dal libro di Sagan, credo. Ah, sì. Però non me lo ricordo più. Robert Zemeckis. Il romanzo di Carl Sagan, sì. Confermo. E Melancolia di Lars von Trier. Dici poco. Questo è uno dei miei film apocalittici. E come tutte le robe che di Von Trier, perlomeno da metà in poi è proprio non un i quadri. la prima metà, se non mi ricordo male, adesso non mi ricordo più, mi sembra che la prima metà siano i quadri e poi nella seconda metà c'è il film, oppure al contrario. Comunque metà del film è un film. Poi la trinità sono i quadri del film, no? Proprio i quadri nel senso di come se fossero dei dipinti, delle scene, cosa che ha fatto poi anche in la casa, the house that Jack built, non so in italiano come si intitoli, Alzheimer, quello con il famoso attore Alzheimer che ha fatto un sacco di ruoli, che fa il serial killer. E non si ricorda mai chi ha ammazzato.
Però non sarebbe male come personaggio di un film. Fare un film, lo chiami Alzheimer, adesso qua... Mister Alzheimer. Sì, Mister Alzheimer, che è un assassino che si dimentica chi ha ucciso. Quindi, tra l'altro, è molto difficile anche che confessi. Si dimentica proprio di aver ucciso. Per cui, cioè, anche quello, ma... quindi è innocente. Lui è innocente davvero. Anzi, lui poi si dichiara innocente, sono una vittima del sistema. Ma è interessante anche da un punto di vista poi giuridico, perché una persona che non si ricorda di aver fatto quelle cose è un'altra persona, cioè tecnicamente. Si vede che molto interessante. Tra l'altro, se lo puniscono, non si accorge di essere punito, perché si ricorda sempre. Quindi anche punirlo è un problema. Il vero assassino in prigione per 10 anni, lui continua a credere di essere il primo. Cioè, ragazzi, Roberto Quaglia ha appena fatto una proposta di script, quindi prendete il vero assassino. Quindi chiunque mi plagi, adesso c'è la prova documentata. Però non è mai un film del genere. Proponiamolo a Nolan. Da pensarci. West End Soda. Se qualcuno di voi conosce Nolan, mandateglielo e vi offriamo una pizza. West End Soda. Questo è vecchio. È un cartone animato, sì. Cartone animato di Bozzetto negli anni 70, credo, 60, 70. Bello, bello, bello. L'avrò visto 100 volte molti decenni fa. Cazzo, Bozzetto io me lo ricordo quando faceva i cartoni per... Però non è fantascienza, eh? Com'è? Faceva i cartoni per Quark, Bozzetto. Infatti... Quando ancora Quark era... Cioè, quando... Vabbè, no, non voglio più parlare di questo. Vabbè, ci siamo capiti. Tanto il nostro pubblico avrà già capito. Sì. Don Siegel, cosa mi dite di Don Siegel? Come è un regista, Siegel, no? Sì, sì, montatore, autore statunitense. Io sono andato a cercarlo preventivamente. Sì, sì, è un nome famoso. Mi ricordo che faceva delle belle cose. Uno dei maestri del cinema poliziesco e d'azione statunitense. Aveva fatto delle belle cose, però non me ne ricordo più. Noi siamo gli inesperti. Noi stiamo parlando profondamente inesperti. E Lansdale è famosissimo, scrive di tutto. La casa di Jack di Lars von Trier, protagonista Matt Dillon. Esatto, sì, sì, è Matt Dillon, ecco, è Alzheimer. Mi ero confuso con Alzheimer, invece è Matt Dillon. Bene, sì, bene. Si assomigliano molto. Hanno lo stesso profilo sotto il... Io, ragazzi, sono stato ad ascoltare silenziosamente in certi spezzoni, perché comunque ho a che fare con due insomma personaggi molto importanti. a parte che ho detto appena adesso che comunque si vede che siete degli scrittori, perché avete proprio una fantasia, insomma, anche uno spirito improvvisativo che è unico. Veramente di questo posso solo complimentarmi. E comunque siete due scrittori atipici, perché comunque i vostri racconti non si trovano molto facilmente. Infatti prima qualcuno scriveva: come facciamo a trovare i vostri libri? Se vi scriviamo in privato, se andiamo al vostro sito, vi scriviamo una mail, potete mandarceli? Come funziona? Vediamo. Con calma, Con calma si risolve tutto. Le cose facili diventano eiaculazio anteporta, ma non divertono nessuno. Comunque, cioè, per chi sa l'inglese, un po' di mia roba in inglese c'è online, perché è stata pubblicata, quei racconti scritti con Ian Watson. No, ma infatti questo si trova, si trova anche su Amazon, se voi andate su Amazon questo lo trovate. Sì, sperando che ci siano ancora copie in vendita, però altrimenti si trovano alcune storie di questa serie, o anche, diciamo... scritte successivamente al libro, quindi che nel libro non esistono, su internet, cercando Ian Watson e Roberto Quaglia, Beloved of My Beloved, cioè qualcosa si trova. Qualcuno anche di molto colorito, però insomma andate a cercare. No, sono solo coloriti, questi sono... No, anzi, vi devo un momento avvisare, lo fate a vostro rischio e pericolo, perché in effetti questo libro è stato censurato praticamente da tutti. Nonostante, allora vabbè, il sottoscritto, io ormai sono... un veterano della censura subita, però Ian Watson era uno scrittore importante, insomma, ha scritto AI di Artificial Intelligence di Spielberg, no? Lavorato con Kubrick, ha scritto 60 libri, eccetera, eccetera, sono riuscito ad attaccargli la censurabilità, no? Nel senso che, nonostante il nome, il nostro libro insieme, perché la mia follia... Poi, diciamo che anche lui non scherza in quanto follia, il problema è che io... che non ho compromesso, cioè quando scrivo non faccio prigionieri, no? E alla fine lui si è lasciato trasportare, per cui questi racconti sono abbastanza
disturbanti, tanto che l'editore, che peraltro è un suo amico, perché tutti gli editori l'hanno rifiutato, ci arrivavano delle lettere, arrivavano a lui, perché io non sottopongo mai niente a nessuno, è troppo misantropo, e lui invece mandava, perché da professionista, sa, per cui lo mandava a tutti gli editori, no, che invece mi dicono: guarda, mi sono divertito un casino, bellissimo, cioè, però io non posso pubblicare perché mi capirai, cioè, dei quattro, cioè, tutti così, no? Infatti c'è la lista, e alcuni rispondevano a dire: no, queste cose sono offensive, un problema di qua, perché ormai tutto è offensivo se c'è un pensiero, e alla fine l'ha pubblicato un editore suo, nostro amico, no? Più suo amico che mio, comunque un amico, e l'ha pubblicato, però all'ultimo momento sulla copertina non ha potuto evitare di scrivere, metterci un timbrino con scritto: attenzione, contiene del materiale potenzialmente offensivo, no? E nota bene che a noi andava benissimo questa cosa, perché rendeva, era una cosa surreale e favolosa, cioè nel senso, un libro con questa cosa sembrava una presa in giro di se stesso, ma in realtà era inteso sul serio per evitare recriminazioni e addirittura magari cause legali. Questo per dire appunto che infatti anche le storie, poi a un certo punto noi continuavamo a scrivere queste storie, e anche dopo aver scritto il libro, che però nessuno voleva pubblicare, cioè alcune l'hanno pubblicata, alcune anche su riviste storiche come Astounding, no, cos'era? Vabbè, comunque storie storiche della fantascienza americana, però poi alla fine è che poi, sai, l'appetito viene mangiando, le storie diventavano sempre più improponibili o sempre meno accettabili, sempre più offensive, metteteci voi la qualifica squalifica che preferite, e alla fine non le pubblicava quasi nessuno, tranne un altro scrittore grande, scrittore di fantascienza, Rudy Rucker, che ha una che ha fatto una rivista elettronica. Rudy Rucker. Allora, conosci Rudy Rucker? È un, no? Matematico, Rudy Rucker. Certo, è un matematico. Pazzo scatenato. È un pazzo scatenato, ex cyberpunk, ce l'ha tutta, insomma. E lui ha una rivista su internet di opere impubblicabili. E allora lui pubblicava noi, nel senso che su questa rivista, che si chiama Flurb, scritto Flurb, se la cercate trovate la rivista di Rudy Rucker, no? Lo scrittore di fantascienza, matematico e cyberpunk, che ha pubblicato almeno due o tre delle nostre storie impubblicabili altrove. Non so se era di Rudy Rucker L'universo tutto quanto, una cosa del genere. Chi se lo ricorda. Comunque, in cui si andava sotto il metro di Planck con un ago, iniettava le robe, per cui tutto diventava indeterminato. Un pazzo scatenato, sì. Comunque, sì, sì, esatto. No, ed è l'unico che ci ha pubblicato le nostre storie da un certo momento poi. Quelle le trovate online. Ce n'è uno che mi sembrava, che si chiama The Invention of Beloved Money, scritto nel 2011, dove sull'onda della crisi economica del 2008 cercavamo, abbiamo capito che il denaro se ne stava andando a fanculo, scusatemi il francesismo, e allora abbiamo cercato di immaginare come avrebbe potuto essere il denaro del futuro, e tra le varie opzioni abbiamo anche scritto che, per esempio, si potrebbe basare il denaro praticamente coprire il denaro con l'energia elettrica, cioè quindi in pratica più energia consumi, più denaro riesci a produrre, e questo è Bitcoin. Però non avevamo capito il principio, però non l'avevamo codificato algoritmicamente, a parte che esisteva già Bitcoin all'epoca, però non conoscevamo ancora i dettagli di come funzionasse, e soprattutto all'epoca non aveva nessun valore collegato al suo consumo di energia elettrica, mentre adesso il suo valore è direttamente proporzionale al consumo di energia elettrica, anche se in realtà, vabbè, è un discorso complicato, abbiamo già fatto trasmissioni intere sull'argomento perché è troppo complesso, però per dire che in effetti si era anticipato anche quello, naturalmente tutto nel contesto di situazioni bizzarramente sessuali, perché i nostri racconti c'hanno anche questo aspetto qua. Infatti invito tutti quanti ad andare a fare ricerca su queste opere qui in Italia. Non attenzione, può essere considerato offensivo per alcuni, Beh, assolutamente sì. Preparatevi, no, bisogna prepararsi. Chissà l'inglese. Attenzione, anche Stefano Re può essere considerato offensivo per qualcuno. Sono molto offensivo per le persone sensibili, però volevo dire, chissà l'inglese o il rumeno, quindi può trovare questi racconti, diciamo, di Roberto e Ian Watson. Chissà l'italiano, rumeno e spagnolo. Chissà l'italiano, se vuole, può trovare anche qualche racconto mio. Però sì. Isola, sul mio sito, lì ci sono un po' di racconti. Che
non so dire se quanto siano disturbanti, anzi in realtà quelli sono i meno disturbanti in assoluto, credo che tra quelli che ho scritto, ma se, in realtà per prima o poi dovrò farlo. Io avevo cominciato a scrivere una raccolta di racconti che, cazzarola, il titolo era, il titolo di lavoro mio era Sesso Oscuro, con la O in mezzo, no? Doveva essere un hashtag. Bello come titolo. Anche se poi non si capisce un cazzo, per cui alla fine probabilmente sarà, mi dispiace dirlo, porn horror. Porn horror, anche questo non è male. Okay. Comunque, insomma, sono i due titoli di lavoro di una serie di racconti che non ho ancora messo da nessuna parte, anche perché veramente sono scabrosi, ma scabrosi forte. Per cui, però, insomma, sono stuzzicato, visto che il mondo va a catafascio, anch'io di diventare un reietto e cercare di farmi censurare anche per la narrativa, che finora non è potuto succedere perché non ho pubblicato un cazzo di narrativa, quindi non potevano censurarmi già. Però, è importante farsi censurare in quanti più ambiti possibili. Sei sempre in tempo. Ci sarà un premio Nobel per la censura. In futuro ci sarà un premio Nobel per la censura, che naturalmente verrà vinto da Bill Gates e tutti i personaggi che non sono censurati, no? Perché è come il premio Nobel per la pace che va a Obama, no? Cioè, quindi a un certo punto il premio per i maggiori censurati andranno a quelli che vediamo in televisione tutto il giorno, i virologi, eccetera. No? Ci toccherà probabilmente studiare per diventare neurologi, perché così potremo... Bene, bene. Beh, abbiamo scoperto, insomma, il motivo per cui Stefano Re voleva fare una puntata dedicata al cinema, insomma, perché qualcosa da dire anche in questo ambito possiamo dire che ce l'hai, Stefano, qualcosina. Ma io lo dicevo all'inizio, io in realtà sono... c'è un film siriana, che tra l'altro mi piace molto, con un certo Clooney. Sì, di e con George Clooney, in cui a un certo punto Clooney, che fa l'agente della CIA pentito, cioè pentito, insomma, non tanto pentito quanto perseguitato dalla CIA, va a beccare chi cazzo ce l'ha con lui, no? E viene data una definizione di lui, e viene definito come una persona da una conoscenza molto limitata ma molto profonda, no? Una cosa del genere, come dire, del quadro generale non capisci un cazzo, ma sai un sacco di roba nello specifico, no? Ecco, io lo... diciamo la mia cultura, non solo cinematografica, su tutti i profili, è proprio di questo genere, cioè io mi intrippo per un tipo di roba, per dire, i film di Carpenter praticamente li so a memoria, i film di Romero praticamente quasi tutti li so a memoria, sia le versioni italiane, sia perché addirittura li guardavo mille volte già quando erano ancora solo, quando li guardavo doppiati, adesso li guardo tutti in lingua originale, quindi diciamo anche tutta la parte in inglese, addirittura i giochi di parole, i riferimenti, tutta questa roba. Però cazzo, non c'è... Cioè, credo di non aver visto un film di Antonioni dall'inizio alla fine, forse ho visto una roba di Pasolini, una, cioè, per cui io di cinema in realtà sono ignorante, integrale, cioè nel senso mi mancano pezzi, ma come di tutto, diciamo, sono molto settoriale, cioè, su alcune cose invece mi ci metto e perché mi... ma è un po' in generale il mio modello di vita, no? Cioè, a me non interessa di avere una titolarità su un contesto, mi interessano delle cose in un contesto e su quelle cose in quelle cose mi occupo. Sì, io ho esattamente lo stesso approccio, infatti tutte le cose che uno deve sapere non le so altre cose a cui non frega niente a nessuno, no? No, è peggio, Roberto, è peggio, sai tutte quelle che non devi sapere. Sì, ecco, diciamo alcune di quelle che non dovrei sapere, ecco, ci sono anche quelle, no? Poi ci sono quelle invece che mi frega niente. Il tema è che le cose, diciamo, i grandi capolavori del cinema, quelli che uno deve conoscere, quelli li sanno i virologi. I virologi sanno tutto di Antonioni, sanno tutto di Bertolucci. Di Fellini, certo. Sì. No, infatti, quello l'abbiamo detto all'inizio, che non siamo virologi. Sì, no, è vero. È vero. Un'ultimissima domanda per Roberto, che chiede Pizzetta. Puoi chiedere a Roberto se conosce Judy Wood? Beh, non personalmente e ancor meno biblicamente. Comunque so chi è, si è scritto un libro, però è un discorso che ci porta molto lontano dal cinema. Ok. È sulla Bene. Demolizione delle Torri Gemelle, tanto per dire. Bene. Beh, direi che questa è un'altra trasmissione. Ecco, sì, potremmo farci un'altra trasmissione, anche solo sui viaggi del tempo, perché mi sembra che ci abbiamo speso una bella mezz'oretta prima per parlare dei viaggi del tempo, quindi potremmo anche dedicare un'altra puntata. Ma io seriamente avevo preparato una conferenza che durava un paio d'ore,
in cui facevo quel discorso che prima ho stringato molto, ma proprio con i grafici, le immagini, e poi tutto l'elenco dei film, le scene, le modalità in cui in questi film veniva rispettata o non rispettata questo quell'approccio, no? C'era una ventina di film. Siccome prossimamente a Ground Zero Channel sicuramente ti rivedremo, perché abbiamo in programma delle altre puntate, ecco un altro argomento che potremo affrontare, di roba di cui parlare ce n'è sempre. Bene, che dire? Prima Luca, un suggerimento, dovreste farla, non per invitare solo e sempre me e Roberto, ma dovreste fare una trasmissione tipo una cosa... senza laurea, o una cosa del genere, no? Slaureati. Slaureati, è una cosa del genere, esatto. No? Laureati. Sì, perché sai, svirologi diventa veramente una cosa un po' troppo specifica, cioè nel senso... Sì, no, poi noi lo intendiamo puramente metaforicamente, no? Perché non sappiamo cosa sono io. Però in effetti la parola agli inesperti. Ecco, vedi, la parola agli inesperti, una cosa questa è una grande rubrica, questa è una grande rubrica. Cioè, pensatecela un po', secondo me è una cosa a cui puoi invitare un sacco di gente a parlare di cose veramente interessanti e non hai neanche perché non sono competenti, però li devi sbattere fuori a calci nel culo. Cioè no, nel senso... no, proprio, il punto è proprio quello, che non devi neanche stare a giustificare, no? Nessuno deve stare a spiegare, a giustificare che non è laureato in, non è una cioè, se vai lì è già sottinteso. Anzi, in un certo senso forse uno dovrebbe confessare, tipo io veramente sono laureato in questa cosa, un po' mi dispiace, mi sono pentito nel tempo, però ero giovane. Bisogna fare... Beh, anche tu Stefano non ti puoi presentare di purificazione, no? Bisogna purificarsi. Mi chiamo Stefano Re e purtroppo sono laureato in cerchio. Ma sì, è il circolo, il circolo degli esperti anonimi, il circolo degli esperti anonimi. Ma sì, sono le famose riunioni dei virologi anonimi che si incontrano, cioè io mi chiamo mettici il nome di tua preferenza e sono un virologo e... Luca, te la sponsorizzo proprio come idea, perdonami, la spingo questa, devi fare un formato in cui puoi invitare 4 o 5 persone che vengono a paiano in cerchio, no? con i riquadri, no? Tutti orientati come se fosse un cerchio, ognuno per forza con la targhettina. Sì, certo, con lo scotch proprio, sì. E col caffè e le brioche. Mamma mia. Io ti giuro, sarò un cliente affezionato di questo tipo di incontri. Di format. Beh, guarda, stiamo programmando tutte le rubriche a partire da settembre, che ripartiremo con una programmazione nuova, e quindi tutte le nuove proposte sono ben accette, insomma. Il titolo che ha dato Roberto, la parola all'inesperto, la parola agli inesperti, secondo me è già veramente... Beh, è registrata, quindi dopo torno indietro e me la cristallizzo, la scrivo. Bene, non c'è da aggiungere altro, direi questa sera. Io ringrazio Stefano e ringrazio Roberto per essere stati qui. Chissà che riusciamo a fare un'altra serata così. Abbiamo sforato le 3 ore e questo è un record qui su Ground Zero Channel. Grazie mille a tutti quelli che sono rimasti... Fino adesso il numero di spettatori non è mai calato, comunque sappiatelo, anzi è andato aumentando. Quindi questo è grave, questo è molto grave. Non avevano proprio un cazzo da fare. Spero che non ci abbiano scambiato per degli esperti. Maledetti, esperti. Va bene. Signori, io auguro una buona serata a tutti quanti, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie Roberto, grazie Stefano, iscrivetevi a tutti i nostri canali, mi raccomando, Telegram, iscrivetevi a Telegram, è veramente molto molto importante, perché se ci fanno sparire, come è successo, se non siete connessi con noi tramite Telegram, non ci vedete più, quindi mi raccomando, Telegram, Instagram sono i due canali più importanti a cui iscriversi. Ciao a tutti e buona serata. Buon avanzo di serata. Ciao. Ciao.